Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti. Ciao Darione, ciao. Ciao, 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 ciao. Per esigenze di ospiti e per esigenze ovviamente di pubblico, che ovviamente il venerdì va a fare i cazzi suoi d'estate, come è, diciamo, la prassi, abbiamo deciso di venirgli incontro, anche perché il pub si fa sugli ospiti, non tanto su di me, con questa scelta di fino a settembre spostare a giovedì e spostare, posticipare al venerdì il Just Chatting Old School. Al di là del fatto del cambio giorno, io non avrei mai potuto beccare Michele, perché io vado a letto all'11, Michele all'11 di sera si sveglia praticamente, quindi per me è impossibile. È vero, è un vampiro. Completa incompatibilità. Beh, abbiamo degli orari qua veramente diversi, abbiamo anche delle vite molto molto diverse, si può dire, perché Chip è un lavoratore, diciamo, no, sei un po', cioè, diciamo che vai a letto tardi, ma non tardi come noi, dai, come me e Michele per esempio. Ah, no, no, vabbè, no. Alle due comunque, ma non per lavoro, cioè così, perché posso perché cazzeggi, eh. Vado a letto alle 2, mi sveglio la mattina più tardi tra le 10 e le 11 e poi comincio a lavorare. Ma cosa fai fino alle 2 te? Cazzeggio, allora diciamo fino a mezzanotte così, magari guardo qualcosa, qualche serie, qualche film, cazzeggio al computer o stream o so una sega, poi verso mezzanotte vado a letto e un paio d'ore leggo manga. Ah, leggi manga, ecco perché fai, vabbè, quello uno tira l'altro. Però io non leggo mai di notte manga, perché mi accade da qualche anno, da una decina d'anni, uno strano fenomeno, non so se è mai capitato anche a voi con i libri o altro, ovvero che... Bravo, allora io praticamente leggo una storia, la porto avanti per 2 o 3 volumi, di solito io ai tempi di notte scoppiavo anche 3 o 4 volumi, arrivi al 4° volume e sei spezzato, ma vuoi andare avanti perché magari la storia è appassionante. Vai avanti per forza, sì. Vai avanti, il giorno dopo hai dimenticato l'intero volume, l'ultimo volume che hai letto durante la notte, impossibile da ricordare. Cioè io non so perché... A me lo fa anche in tempo reale, quando però sono veramente stanco. Sì, che devi tornare indietro. E poi a un certo punto faccio, ma cosa cazzo ho letto? Sì, devo tornare indietro. Sì. Ma poi vabbè, la notte per me è deleterio, tipo io ora l'ultimo che ho letto è stato Slam Dunk, tra l'altro Kirio c'ha la maglietta fotonica. È bella quella, quella è bella. È impossibile fermarti, cioè. Bravo. Non ce la fai, perché cioè, soprattutto quando sei in gaming, cioè quando sei in partita, ragazzi, cioè le leggeresti tutte di fila, porca troia. Se lo leggo la sera, quelli che leggevo la sera perché ora è finita, ma addormento dopo 3 pagine, non ce la faccio. E poi sei sfatto dal lavoro, tutto. Come fai? Sì, poi comunque sia, cioè la mattina ti devi risvegliare e devi rileggere tutto da capo, quindi non ho smesso di leggere la sera proprio. Ma io Slam Dunk, tra l'altro, dalla seconda metà in poi è tutto partite, non, cioè è tutto veramente partite, impossibile stare da staccare. Non ti puoi fermare. Sì, cioè è tutto, ma poi quelle soprattutto più lunghe, che poi parlando poco, no? Dici, ma vabbè, dai, ne leggo un altro, tanto alla fine vanno una mezz'oretta, va via. Non è vero. No. Infatti, proprio per questa cosa lì, che sono quasi tutte partite gli ultimi numeri, io me li sono comprati tutti insieme e poi me li sono fatti proprio tutta una bella tirata. L'hai finito quindi, Slam Dunk? Sì, ok. Finito. Mi raccomando, non dire niente, però insomma, ti è piaciuto. No, bellissimo. Non mi appassionavo così tanto a una lettura dai tempi di GTO, credo. Vai, GTO. Mi ha fatto proprio star benissimo. Mi ha fatto star che almeno negli inizi qualcosina. Io non ho parlato. C'ho una domanda: se il Riso ha letto l'edizione nuova, penso abbia preso quella. Sì. Allora, ho questo dubbio qui atroce. Siccome nella prima edizione Panini c'era l'adattamento ridicolo, cioè Ganzo. L'anno che era la squadra del sonno, ti posso rispondere anch'io su questo, che l'ho riletto anch'io, quindi. Allora, nell'edizione di Visual non c'è questo adattamento goliardico, c'è un adattamento che tra l'altro non spiega, cioè lui la chiama con un altro nome, ma non spiega l'eventuale gioco di parole. Nell'edizione ultima come la chiama? Ah no, questo non me lo ricordo, quando sale sul tavolino e dice l'alzata, io sconfiggerò Zanni. Quella scena lì è bellissima. Però quando monta non dice sconfiggerò il sonno. No, lo chiama con un altro Yamao. Esatto, e quale sarebbe il gioco di parole? Perché lui da sanno lo chiama Yamao. Lui legge male un ideogramma, sai che no, l'ideogramma a differenza di accento possono dare o cambiare completamente una parola. Lui
sbaglia a leggere l'accento, anche perché anche perché comunque Ramici è semi-analfabeta, cioè totalmente un coglione, quindi avrà letto male, sicuramente. Si affisce fin dall'inizio, quando gioca con le ballerine senza arzini, praticamente, che non ci aveva le scarpe da basket. Nell'anime addirittura gli fanno fare la maledizione in napoletano. Vabbè, lì proprio. Il trash. Però questa cosa qui si trasforma in realtà nel tempo, soprattutto per Stosavi delle scarpe. Al di là del gioco del basket, perché la prima partita la fa tipo con le Retro 6, se non mi sbaglio, che ora sono la scarpa più ricercata a livello collezionistico, e poi le ultime partite le gioca con le Jordan 1, cioè con le scarpe di Michael Jordan, cazzo. Mm-hmm. Cioè parte praticamente parte scarso e nudo e poi gioca con le scarpe di Michael. Ma lui secondo me fa la trasformazione totale da quando si rasa, praticamente. Cioè è il momento in cui vero. Si diventa serio. Si responsabilizza. Vance, si responsabilizza un pochino. Ti voglio fare una domanda, perché sta girando una GIF abbastanza che, vabbè, trash, però è molto interessante. Chiedono dei fan a gran voce se uscirà mai il CP2 Mixtape 2. Il sequel. Certo. Come sì? Come no? A voglia. Certo. Ma chi l'ha detta questa cosa? Quando mai? Quando io da sempre l'ho detto, fine anno, come più o meno la stessa finestra d'uscita del primo, uscirà anche il secondo, quindi dicembre, credo. Ma qual è sta GIF? Non capisco. È una GIF di un emoji con un fucile in mano e c'è scritto, mentre spara, fa rilasciate CP2 Mixtape 2 brutte merde. La domanda è, ragazzi, quanto tenete ai vestiti? Quanto tenete al vestirvi bene? Un cazzo totale di nulla, zero. Perché Matte ha citato le Air Jordan, le scarpe importanti, c'ho degli amici che collezionano, cazzo, sbotano. Alle tre oggi pomeriggio ho fatto gazzata, quindi vabbè, ora questa... io passo. Cos'hai comprato? Che è successo? Rivelalo. Ho comprato l'ultima colorazione delle Easy 700. Che cosa sono? Sembra un aereo. Cos'è Easy 700? Sono scarpe. Ma di che marca? Easy, che è una, praticamente sono una linea limitata. Mai sentita prima. Sono livornesi, ossia. No, è una linea limitata. Limitata o di scarpe in edizione limitata, sponsorizzata da Adidas, che viene prodotta da Kanye West. Dal grande Kanye West, è vero. Ok. Ma ha fatto la cazzata perché la pagate come un mese di lavoro? No, fortunatamente no, perché sono stato molto attento alle oscillazioni di mercato. Controllo, come dice Dario, controllo i prezzi. Certo, no, non lo dico io, ma lo dice un'altra persona. Insomma, comunque. Però sì, lo dico io, lo ridico io volentieri. Sì, ecco. E invece te, Nico, che c'è sempre queste camicie un po' sgargianti alla fossa. È l'unica cosa che mi piace, diciamo, insomma, acquistare. Poi per il resto compro pantaloni, penso, da 15 anni nello stesso negozio. Perché so che mi sta quella marca, quel modello, e compro sempre quelli. Ho capito. Cioè, non voglio di variare, perché tanto alla fine i pantaloni, quanta varietà potrei mai avere? Cioè, i pantaloni dei jeans, ce n'è. Ai miei tempi, per esempio, mi garbano di velluto. Beh, no, di velluto, Matte, no, dai, mio nonno di velluto. Tipo cacciatore, tipo che va a funghi in montagna. C'era la leggenda dei pantaloni di velluto, che ti ci fluisce la sborra fino in fondo. Non so se l'avevi mai letto, il piscio. No, che segue le canali. Bravo. Ah, voluto a coste. Il pantalone di sborra dentro, fanti, come funziona? No, devi sborrarti sopra, fai uscire il pipo dalla cerniera e sborri e pisci direttamente sul pantalone, capito? Okay. Era una leggenda, però non si sa se è mai stata provata. Allora, se qualcuno in chat può confermare o meno. Ovviamente magari tutti confermeranno. Sborratori sui pantaloni. Sì, forse Michele su questo vuole dire qualcosa, non so se si è mai sborrato sopra i pantaloni a coste di velluto. Sì. No, ok. Ecco, Nico, hai ragione, io sono d'accordissimo con te, anche se all'inizio degli anni 2000, quando mamma mi prendeva a calcio nel culo per farmi uscire di casa e comprarmi dei vestiti, io ero della politica: non è vero, i pantaloni vanno presi decorati, perché è bello
che il pantalone sia decorato come una maglietta, no? E quindi, ragazzi, voi non avete idea, nei primi anni 2000 il mio guardaroba, vabbè, era un'epoca particolare, le borchie, borchie, le ali di Angel e Devil, le toppe, addirittura mi ricorda ancora io ci mettevo le spille da Bali sui pantaloni. Belle. Ciao, Eric Gabber, ammazzavi i fascisti a pedate? No, 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 non ero Gabber. No, 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 non Gabber, ero più punk. Un po' d'archettone, ma mettevo tutta la striscia laterale di... Io, a proposito di pantaloni decorati, essendo livornese docche, io c'avevo gli Evisu. Beh, col gabbiano, per forza. No, però mi ricordo il pantalone, che credo averlo ancora, il pantalone da qualche parte, perché a un certo punto della sua vita si fissò con gli outlet, quindi girava gli outlet in cerca di affari, dove in realtà poi ti inculano, perché... compri tanto, magari difettati, roba un po' così. Andò all'outlet di Cesare Pasciotti, che è una marca, un tizio, e trovò negli scarti un paio di jeans con un ricamo assurdo. Sembrava che ci avessero cucito sopra un centrino di pizzo, tutto sui pantaloni così. Mamma mia. E io giustamente comprati subito per me. sì, a tutte e due le gambe, tutta gamba, fino in fondo. E ovviamente... tipo Figlio dei Fiori, cioè no, tipo 68. No, era un ricamo da Gay Pride proprio. Cioè, era proprio una roba estroversissima. Okay. Sei stato un precursore. E infatti, precursore. Dal giorno dopo, tutti a dimmi che ero gay, che ciucciavo i cazzi. E vabbè, quello chiaramente, però me la sono accollata. Adesso, quello lascia stare. Io andavo a scuola che mi mettevo lo smalto nero e mi... Grande! Io! Ci dovresti far vedere delle foto di questo momento, evidenza fotografica. Le troverò per il prossimo pub. Scusa, e perché poi hai deciso di abbandonare quella strada d'archettona punk? Semplicemente perché ero svogliato. Quindi a un certo punto, dal fatto di avere capelli rossi, smalto, trucco, ho deciso, no, da oggi jeans, maglietta, non mi raso più, capello bianco, Michele, Michele, te sei mai stato qualcosa come Kirio, punk, d'archettone o qualcosa del genere? Senza mai arrivare alla possibilità di essere definibile in una categoria, perché non andavo così verticale in una. Però ovviamente Borchi è vestito di nero, capelli lunghissimi e ovviamente... cinture spinate. Quindi eri mezzo metallaro, metallarino. Esatto, due terzi. E un terzo eri nerd. Esattamente, nerd. Esattamente. Beh, e poi la cosa ha cominciato... si sovrappongono. Sì. Si sovrappongono, però metallaro. Poi... Esatto. Beh, ma eri capellone anche. ho avuto i capelli fino alle vertebre sacrali. Le vertebre, Anche io ce l'ho avuto in l'osso, morto, l'osso sacro, fino al culo, sotto il culo, esatto. Ma scapellavi anche, tipo? No. Mai. No. Avrei potuto, ma non l'ho mai fatto. Non facevi quel movimento, ora non lo faccio perché c'ho il torciollo, non facevi quella roba, tipo sì. Headbanging. Esatto. Ma io lo facevo anche da casa, cioè vedendo i concerti su YouTube lo facevo io. Air guitar e headbanging. Tu guardavi i concerti da YouTube. Convintissimo, Kirio. Sì, c'erano i concerti di Marilyn Manson. Si connettevi a internet e guardavi le cose su YouTube. Sì. E come Lundini all'intervista di Maneskin, vedete questo gesto? Esatto, oggi parliamo di rock. Bellissimo. State guardando questo gesto? Esattamente, avete capito bene, stiamo parlando di rock. Madonna, che cazzata quell'intervista ai Maneskin, la cosa più bella della mia vita. Non so se ci ha fatto caso che c'è un quinto Maneskin. No, completamente a caso. Ah, no, non l'ho se visto. Guardi nel gruppo, c'è un quinto Maneskin completamente a caso. E vabbè, poi dice delle cose. Ma da Lundini, quando c'è la bassista, che bello che avete incluso una bassista donna, che assolutamente non ha niente da invidiare ai bassisti uomini. E lei fa, ma ci mancherebbe, poi ti è vista certo. Vabbè, e si scopava, ragazzi, d'archettoni metallari ai tempi? Io zero totale proprio. Comunque, anche per un fattore puramente numerico, che insomma penso che la quantità, la percentuale delle fie in quell'ambito fosse il 20%, non so, dipende anche forse dall'ambiente che uno frequentava, perché Dario se lo ricorda, cioè l'artistico era, c'era il gruppetto dark, era bello
Allora sì, no, è vero le dark, sì, però a livello magari di locali, se andavi a una serata rock così era un po' più maschile. Dipende anche dove stavi. Matte! No! La vecchiaia. Matte! Aiuto. Oh, tu no, da posto? Dai, vabbè, ma cazzo, ma è un vecchiaccio, ma è una cosa incredibile. Hai preso ma io stanno davanti a Volter. Vabbè, te Michele invece le sbombolavi le fie? Ecco, il fatto è questo. Nel senso che io sono comunque cresciuto a pane Final Fantasy, storie romantiche e coppia di genitori che si è conosciuta in adolescenza ed è tirata fino ad ora. Quindi sono cresciuto con l'idea di amore idilliaco. Oltretutto anche con, questa cosa è un po' cambiata piano piano, ma con un ego introversissimo e assolutamente autodistruttivo. Quindi qualunque tipo di attenzione ricevetti per me era una presa per il culo. Quindi te non scopa, cioè comunque ti lavavi l'uccello, no? No, in realtà il paradosso è che non sono praticamente mai stato solo. Solo che ho sempre preso grosse fette di tempo della mia vita. Ok, quindi relazioni serie. Relazione, sempre. Esattamente, sempre. E quindi era più un chissà il potenziale che c'era, ma la risposta è sì, ma no. Cioè, cosa avrei potuto fare? Esatto, esatto. Esatto. Dove, cioè, come avveniva questo approccio? Perché mi sembra aver capito, insomma, eri introverso, timido. In generale pezzo nerd, insomma. Ma infatti è andata così, nel senso che i rapporti che si potevano costruire a scuola tendevo ad autodistruggerli proprio per mancanza di autostima o in generale per un ambiente di una tossicità alle scuole medie. Un giorno parleremo delle scuole medie. Che puzzo di coglioni, mamma mia, io me le ricordo così. Mamma mia, le scuole medie sono una cosa terribile. Allora, di palestra. Io, in realtà, la maggior parte in percentuale delle relazioni che ho avuto sono iniziate in maniera telematica, ossia con quel poco di internet che esisteva sul Messenger, col trillo, ti facevano il trillo, il trillino. Secondo me si va indietro ai tempi del Mirk. È vero, è vero. Te ne ha mandate su MSN le foto del cazzo, Michele? Sei stato sempre un addicted oppure no? Io non l'ho mai fatto, in realtà sarebbe stato anche molto lento e complicato. Ah già. Farlo, perché ci avrebbe messo molto nell'upload. Poi con le immagini, le dimensioni. In realtà è sempre stato di una difficoltà. Io sono, in questo in realtà specialmente era più piccino. A parte il fatto che in realtà... Per l'età che abbiamo e l'esperienza che ho avuto, io credo che abbiamo vissuto l'obiettivo reale, oggettivo, inizio di quello che poi è diventato il sexting. Ecco! Io facevo sexting... Esatto, il termine è quello. No. Ha gasato una marea quel periodo lì. Bomba, anche me. Esatto. Mi è venuta in mente una bella cosa a dirti dopo, vai. Ah, ok. Perché io ho iniziato e ho vissuto la nascita del sexting in 56K su Messenger a distanza di stati. Proprio con stati. Che figo. Sì, la mia prima vera riuscita relazione è stata con una ragazza spagnola di Barcellona. Ed è che figata. Mille aneddoti. E però il fatto è che era 56K e persino, visto che in realtà era anche là il periodo per i nerd, diciamo, in cui stava arrivando per la prima volta qualcosa che ricordasse Dragon Ball, ma non era Dragon Ball, ma arrivava in Italia e potevi parlare con te Naruto. Era la nascita di Naruto. E che io, non avendo internet, ed ormai per tutti è completamente scontato avere accesso a ogni cosa, quando in realtà la possibilità di vedere, anche solo e immaginare, dire, ma Naruto esiste adesso in movimento? Esiste all'anime? Si può vedere in movimento? E non esisteva in Italia. E il pensiero di poter vedere certe scene a colori animate per me era l'apoteosi del desiderio non appunto relazionale. Stregoneria. Questa... Esatto, sì, ma stregoneria. Questa ragazza mi mandava gli episodi di Naruto a 240x160 o qualcosa del genere, così, e io riuscivo a vedere qualche scena. Era e questo per Michele era il sexting, vedere Naruto. No! Sanga nel culo. Ma io mi ricordo una cosa veramente bella, secondo me, perché sono un grande amante di questa roba qua, cioè ero, insomma, ai tempi quando ero ragazzino, che c'erano degli interi forum dove si faceva RP
col sexting, non so se vi ricordate. Cioè RP dove si fingeva tipo dove si fingeva di essere io arrivo a chat roulette. Chat roulette ci sono anch'io, sì. No, chat roulette anch'io, però no, io non l'ho mai frequentato. Ma... no, no, io una volta con i miei amici per scherzo ci siamo divertiti un sacco a vedere un sacco quello che girava, una serata e basta. Ma poi chat roulette schippati e basta, io perché non solo fame. C'era Abbo, a parte Abbo c'era tipo la gente che sui forum faceva degli enormi simposi a Hogwarts, tipo mi trovo a Hogwarts, io sono uno studente di Grifondoro, mi sono innamorato di quello di Serpeverde, si faceva sexting così, cioè tra studenti di Hogwarts si fingeva di, cioè sexting e RP insieme, capito? Ti arrapava questa roba qua. Io pensavo la conoscessi. Ma invece scusami, fino a Phantasy Star Online ci avete mai giocato? No, online. No, che cazzo è? No. Ovviamente no. Cazzato? Perché ovviamente no? Per la connessione. Aveva 56k. Giusto. Ma c'avevi gli SDN? Era molto carino. No, non arrivava alle SDN. La mia velocità di picco era 0,4. Entrava ancora vivo. Però doveva andare bene. Però doveva essere la giornata buona. Io ho scaricato anche a picco. Ci hanno pulito senza vento proprio. Io lo capisco. Era un miracolo se si accendeva il Dreamcast. Dreamcast, tra l'altro, non so se avete visto, uno ieri ci ha ammazzato una persona, ha tirato in capo e il tizio è morto. Una fiera. Sì, questo non sia successo. Però. Sì, ve lo giuro io. Reato di Dreamcast. Vabbè, comunque. E invece, tornando a essere bimbi. Sì, scusa, ma Phantasy Star non dice nulla, però, Kirio. Cioè, ha detto l'avete giocato, basta. Fine del racconto. No, è la prima volta che provai qualcosa di online, un gioco online, quindi c'era l'interazione con la gente, però anch'io non avevo chissà che connessione, quindi era più la mia prima esperienza è stata con Lineage 2. I miei amici online. Mi ricordo giocavano a 56k, sì. E fu folgorante vedere un personaggio che si muoveva, si avvicinava e in chat aprivano parole di un essere umano, cioè, incredibile. E poi se c'era più di uno si fermava lo schermo perché erano troppi dati da scaricare. Però... E su un gioco avete mai fatto appunto sex? Oggi non riesco a parlare con l'alcol in corpo. Sexting. L'avete mai fatto? Dipende che cosa intendi. Beh, in senso, su un gioco. Cioè utilizzare personaggi per... No. Mi sa di no. No, questa cosa qui no, però io immaginavo sempre, cioè tipo già quando giocavo a GTA San Andreas, l'ho raccontato anche ieri mentre guardavo un video sulla roba tipo anni 80. Con le puttane ti arrapavi, con le puttane che caricavi in macchina, un po' il pipirillo. No, ma non è solo le puttane, c'è un gioco. Un gioco che stimolava molto il mio RP interiore. Sì. Era tipo Need for Speed Most Wanted. Trombavi le macchine? No. Lo mettevi nel buco di scappamento. Io mi immaginavo, ma ero bimbetto, era PlayStation 2, credo, Most Wanted. Sì. Io mi immaginavo di essere questo... Eri picozzo da me a giocare. Figlio di papà. Da te giocavo ad Halo. mi immaginavo di essere questo figlio di papà che si faceva il super macchinone, andava al giro a fare casino e scappava dalla pula. E faceva tutto da solo. Viaggiava una marea. Grazie ai Moutri. Grazie mille del ride. Io l'unico gioino un po' più arrapante che ho giocato ai tempi dei tempi era Lula di Sex. Poi fecero anche Lula 3D, mi ricordo che fu un fallimento. No, ma il primo che ogni tanto vedevi tutte le disegnate. Sì, mi ricordo. Io mi ricordo quello che c'era tipo il ragno che. Vabbè, quello. Kirio, ti ricordi i giochi che c'erano a tipo al bar, le macchinette, dove praticamente dovevi trovare le differenze tra pornostar? Cioè, c'erano trova le sette piccole differenze, due immagini uguali, e dovevi cliccare sulle puppe per vedere se gli mancava il capezzolo o no. Bellissimo. E a proposito, che poi non mi ricordo se era tipo disegnato o erano foto.
sembra che erano ora, grafiche in pixel. No, 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 erano queste sì, erano, sì, sì, erano foto di protesta. Era una foto quelle che dicevi. Ora, mi dispiace che entri in un momento del genere. Comunque, Michel Puttini, ciao, bentornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Si parlava di porno star senza capezzoli. Sì, 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 sì. Senza poi c'era l'errore, ma quello banale era tipo il piercing sull'ombelico che mancava una, mancava. Bravo, poi era sempre più difficili, cose assurde, tipo l'unghia del piede, cioè è da lì che nasce la passione un po' del mignolo del piede. No, e poi io vi ricordo, ragazzi, aiutatemi se anche per voi era la stessa cosa. Poi voglio fare una domanda a Michelle, data che è arrivata. Se vi ricordate i giochi pornografici o erotici di newgrounds.com, che era questo sito con giochi in flash dove c'era di tutto. Aspetta. No, ragazzi, impossibile non ricordare, dai. No, io ho giocato a qualcosa di strano. Cioè, non avete mai fatto i giochi dove devi vestire Bulma nuda, sì, vestita se vi... Impossibile. Dario, ma secondo te l'immagine di Newsground mi si caricava a me? Ah già, ma te... Ma io non voglio aprire dei traumi stasera in te, cioè, però... È successo, ormai è successo, lascialo sanguinare. Vabbè... E te, ecco, Michelle, te le ricordi questo? Te che anno sei, innanzitutto, Michelle? Non lo so mica. No, del 98. Tra poco faccio 23 anni, tipo settimana come prossima. Anche Venzi è... Sì, 98. Sì, 98 anch'io. No, ma io mi ricordo un gioco nello specifico, ma non so di che sito, da dove, eccetera, ma mi ricordo che era abbastanza greve, che ci stava sta tipa vestita da scolaretta e tu potevi prendere la mano, la lingua, il pennello, far tutte delle cose, il pennello, il pennello, bravo, sì, quello, ora finalmente ci capiamo. Ero piccolissima quando giocavo a sta cosa e non capivo, io ero lì, facevo tutte delle cose a stativa, però sentivi degli, ma sentivi degli impulsi oppure niente? Sì, no, sì, penso di sì, in realtà. Però boh, ma perché penso che sia comunque naturale, penso, però ero piccola proprio. L'inconscio, dici. Sì, non lo so. Io mi ricordo, sì. Tipo ricordi ancestrali, via. Questo mio padre lo sbadiglio. Credo che non lo sappia, però mio padre lavora al CNR di Pisa. Voglio raccontare questo aneddoto, un piccolo aneddoto. Lavora al CNR di Pisa, che è il Centro Nazionale di Ricerca, insomma un luogo abbastanza importante. Lui lavora nella supervisione. Quando ero ragazzino e andavo da lui, non avevo la connessione internet, quindi lì ce l'avevano, perché ovviamente era una roba molto importante, ce l'avevano. Tra l'altro c'è il punto IT italiano lì, quindi insomma internet c'era. E mi ricordo che quando mio padre e gli altri della supervisione si allontanavano per una chiamata, tipo aggiustare un condizionatore, una perdita, eccetera, perché mi insomma nasce operaio, e io mi attaccavo a questi gioini, quindi non vedevo l'ora, non potevo fare le seghe chiaramente, però non vedevo l'ora di provare quegli impulsi, quei brividi su Newgrounds con questi giochi che diceva Michelle, pennelli su capezzoli, e l'obiettivo finale, la lore del gioco era far arrivare all'orgasmo massimo la ragazzina semi hentai. Me lo ricordo, sì, sì, me lo ricordo, sì, anch'io, sì. Questo Savino non me la ricordo assolutamente, ma nemmeno io. Io mi ricordo un gioco, non mi ricordo come si chiamava, ma che tipo dovevi fare il piccolo stilista, cioè, però io lo facevo sempre al contrario. Bellissimo. Ma sì, c'era con Bulma, c'era, poi arrivò anche Asuka, perché ovviamente insomma poi era molto interessante. Era interessante. Però Lula era un gestionale. Anche con The Sims potevi interagire, però c'erano le censure, non era molto censurato. Ma anche in Bully mi ricordo che c'era qualcosa, i baci, di... c'erano ciuccioni sessuale. Però quello era fighissimo come gioco, a parte. Io mi ricordo, era un vero videogioco, sì. Io mi ricordo Laser, come si chiamava quello, Larry. Laser Sweet Larry. Quello mi ricordo. Hai sbloccato un ricordo, mi pare. Sì, no, è vero. Perché magna cum laude. Sì. Il fatto che era proprio geniale. Era geniale, perché io vi invito, recuperatelo, provate a giocarlo, perché in pratica, al di là poi delle scene erotiche, che però fanno parte di qualcosa che è stato persino venduto su PS2 e si è censurato, quindi non è così estremo. Sì, sì, chiaro. È ironico e geniale, perché tu devi andare a sedurre le tipe di diverse tipologie, categorie, caratteri, insomma tutti i gusti, però quando vai al tavolo e devi parlare, è tutto doppiato in italiano, da Dio, e hai un minigioco tra i più
banali e orribili che esistano, ma con i risultati a schermo più acuti e geniali che possiate immaginare in un gioco che dovrebbe essere una merda e non lo è. Tu praticamente controlli lo spermatozoo che deve beccare le birre per fare un discorso. Ragazzi, è partita l'anima della cumma. Dovete provarlo. Se voi andate in questo minigioco e sbagliate, ci sono così tante combinazioni di frasi del cazzo che dice il taglio che sono geniali. È incredibile, non ne ricordo una. Da citarvi, ma è divertentissimo. No, è vero, me lo ricordo. Mi ricordo che potevi anche prendere la sbornia e per far scendere la barra della sbornia dovevi pisciare in giro. Mi ricordo esatto. Vabbè, real life fondamentalmente. No, non magari fosse così, cazzo, che ti cala la sbornia a pisciasso di pisciate. Però io ci ho sempre creduto, però. L'altro giorno ho fatto una piccola pipì a Pisa, è uscito uno dalla una piccolissima pipì, è uscito un tizio dalla finestra e mi fa: voi adesso fate cadde, e siamo andati via salutando il nostro una piccola pipì con una corsa subito dopo. Che era sabato scorso, il secchio della merda, non si manca di rispetto, roba. Così non, perché insomma, non è mai successa questa cosa, scusa, stai inventando, stai improvvisando. Dai, boia me fate cadde, ma non ho ancora, era incazzato, non so se era incazzato, quasi ammirato, però non lo so, chissà. Un misto. Certo, ne vedano talmente tante tra pisciate rigozzate ed è che sì, ma è tipo come quando mi mandavano via a me da Piazza Victor. Magenta Buonasera. Ciao Vic, Piazza Magenta già c'è l'alberi, il prato è diverso, però c'era sempre questo vecchietto Vic che diceva se non ti levi da culo piango giù con un leccio, lui chiamava la sua moglie e c'era questa roba fantascientifica, lui chiamava la moglie e gli diceva: Luana, passami il secchio della merda. Cioè era una io me lo ricordo ancora, lo raccontavano sempre i bimbi dei 2 anni, dicevano: Luana, passami il secchio della merda. Pronto tutte le sere nuovo? Cioè, questa storia mi sa che veniva da Giorgio. Sì. È una meraviglia. Che ti faceva o buo di uno, se non dieti, se ti chiamo la merda. Giù con un leccio, che è leccio è un albero, però. sì, poi era un meme di Belle Serate a cui ho partecipato anch'io, me lo ricordo, se poi mai io non me lo ricordavo più, me l'hai destato. Guarda, passami il secchio. Poi c'era il movimento di ogni volta la raccontava, sicuramente ci aggiungeva un dettaglio o una movenza nuova. Esatto. Tempo questa storia è diventata esatto. Poi il secchio della merda, perché c'era proprio pronto un secchio. Esatto, capito. Michele, Michele, te mi hai cagato in un secchio? Allora, in un secchio no, ma una volta mi è successo che dovevo cagare, stavo in spiaggia, tipo nel lago, ok? E mi è venuta questa geniale idea di prendere il tubo delle Pringles, andare nel lago e tentare di mirarlo da dentro il lago, se non ha funzionato. Non lo so perché, sì. Okay. Non è stata per niente un'idea geniale, no, però Michelle me la riracconti, mi sono perso. Kiri è diventato un meme zoomer, è diventato improvvisamente un meme dunk. Ciao, aspetta Kiri, ti chicco e prova a rientrare un attimo appena puoi. Va bene. Comunque dicevi, scusa, sì, ma dall'eliottero, cioè come ha fatto a canne in mezzo al lago? Ti hanno cariato per dei tralicci? Cioè come funziona? Ma perché era è una spiaggia che ci sta a Lugano, che però è in mezzo alla città, cioè dentro un parco che è in mezzo alla città, quindi non è che c'è un angolo in cui puoi andare e fare le tue cose. Okay, quindi ho detto, okay, io uso il lago come censura, solo che non volevo lasciare in giro che tornasse, capito, ho detto vabbè, tento di prenderle col tubo delle prime. Però se il tubo pieno d'acqua come fai a non cioè, capito? Ma l'avrei chiuso subito, capito? Lo sigilli nel culo. Esatto, pensavo di lampadina, e chiudi poi col tappo, solo che quando sono tornata in spiaggia c'era solo acqua, quindi lì ho capito. Ecco. Ah. A meno che uno tipo discretamente non si mette prima nella il tubo e poi si immerge, in teoria fa. È vero. Oppure ti fai un po' di posto nell'ano e cerchi di far proprio stoppinarlo all'interno del culo, però lì già è più complicato. È grosso. Però è la mia d'assista comunque qua. Sì. Se te usi la tecnica della canoa, Matteo, sai quando ho fatto
vanno la canoa alla rovescia, che vanno tipo sottovuoto. Se te il tubo della Pringles, sì, ho capito, ma non può carrita così, cioè, che... cioè come fai? No, aspetta, te cai. e questo l'abbiamo capito, fin qui. Poi viene a galla, ah, e la catturi, no. la catturi alla rovescia, ah, okay, che schifo, ti va a me la rigozzà. È un'idea da provare, forse. Cioè, ma poi come è finita, però? Comunque, per dare un piccolo hint alla chat, Tekkai non è con l'H, perché sennò è Tekkai, invece è Tekkai, proprio C-A-I, non ci deve essere Kai. Anzi, se volete fare con la K, secondo me, se volete anche aggiungere un fiocchetto in più, Tekkai, proprio tutto attaccato, per la tecnica di One Piece, cioè tutto Tekkai con due C. Esatto. Però quello poi a discapito vostro. Io so che Victor ha delle bellissime storie con la merda, perché insomma Victor è un grande fan. Sì, ma una, forse non mi ricordo se l'avevo raccontata al pub o no, però è stata quella storia meravigliosa di una volta che ero andato a girare Skypocalypse in esterna, era la seconda stagione, che poi non è mai uscita, perché erano uscite due puntate, e faceva un freddo incredibile, era inverno, però siamo andati a mangiare un ristorante cinese a Milano. Andiamo a fare queste riprese, facciamo tranquillamente, poi vado a dormire a casa di un amico e il giorno dopo torno in treno ad Arona. Verso tipo 2 o 3 fermate ad Arona inizia a sudare freddo e penso... Minchia! Oh, però dico, ma no, assolutamente no, ce la faccio. Sulla via di casa, a piedi, veramente proprio dolori tipo parto, ho detto oddio, arrivo sotto casa... Il mio cervello si era settato sulla geolocalizzazione generica, cioè sei a casa. Mi sono cagato addosso davanti al portone di casa. Ti sei sentito al sicuro e hai casa. Sì, il mio cervello ha detto, vabbè, sei a casa. Il tuo sfintere ha lasciato. È arrivato. Aspetta, no, ma la cosa bella è tipo, inizio a camminare a gambe larghe, ho detto, mamma mia, che roba brutta. Arriva mia madre da lavoro in bicicletta, tutta contenta, mi saluta. Allora, come stai? Com'è andata? Vede con la faccia proprio, se la faccio proprio spaventata, fa. Sì. Lei si ferma, mi guarda e dice: ma cos'hai? Mi guarda in testa. Ciao, Steffi, si parlava di merda. Mi guarda intensa, ho capito. Intensa e seria, e mi dice: ti hanno messo in culo. E detto, no. Ma cosa dici? Il fatto che il primo pensiero di tuo madre sia stato il fatto che tu l'abbia preso al culo. Ma non lo so. Pensa se tu avessi avuto i pantaloni di velluto. No. Dove ci scorre la merda, ricordiamolo. Scorre anche la merda. Delle costine interne. Ma è stata bella la risposta mia, tipo, ma no, mi sono cagato addosso. Con lei che lei mi guarda, in che senso? Mi sono cagato addosso. Allora, questa è una storia. Ho una domanda a proposito di quello che ha detto Victor. Se tu ti fossi accorto effettivamente di aver fatto sesso con un uomo, ma non contro la tua volontà, diciamo, eri... ubriaco, però volenteroso di appropinquarti alle sue terga, insomma, alle sue pudenda. Saresti stato contento nel scoprirlo oppure un po' sconvolto? No, non è una cosa che mi... cioè, no, se l'ho fatto vuol dire che volevo farlo, quindi no. Sì. Nico Pertici. Non penso, cioè, anche... Io da ubriaco però non faccio mai neanche le cose che non voglio fare. Top, no, ma quello... No, come Victor, anch'io uguale. Cioè, non mi farei problemi, rimane meno da sobrio, quindi nel senso non... Mio fratello. Michele? Michele Poggi. Beh, con questo tipo di racconto io resterei completamente neutro della serie... Ah, beh... Lo racconterò come se fosse stato assolutamente pianificato e lo venderò come esperienza interessante, anche se non ricordo nulla, no? Qualcosa del genere. Sarei dispiaciuto. Perché? Di non ricordare. Perché non me lo ricorderei. Ah, per quello. Ma teorissimo. Questa è la mia licenza. Federico Perelli. Allora, non sono del tutto d'accordo con la tesi che ho dato in verità, sono di Austin,
Beh, no, è una tesi fantasista, nel senso che è ovvio che da ubriaco non lo faresti comunque, perché hai, cioè, sì, ok, chiaramente è una cosa particolarmente estrema, cioè, ecco, non è che da ubriaco ammazzerei un gattino, quindi è chiaro che c'è probabilmente un limite, però preferirei evitare, ecco. E poi è successo, non è che ci posso fare niente, è inutile starmi a disperare. No, no, insomma, eviterei. Vincenzo Vespertilli. A posto. No, io sono sessualmente curioso, Dario, quindi attenzione. Cioè, appunto, mi dispiacerebbe non ricordarlo poi. Hai capito, hai capito. Esatto. Bravo Vespertilli, bravo Vespertilli. Stefania Evitabile, che non è quello il nome, penso, però insomma, prego. Cioè, ma devo risponderti alla stessa cosa, cioè, sì, però, ubriaca, però con le donne, ovviamente, cioè, specchiato. No, anche io sarei triste di non ricordarmelo, perché comunque, per quanto ubriaca posso essere, cioè, se lo faccio vuol dire che lo voglio fare, cioè, no, se no vuol dire che divento proprio incosciente, ma vuol dire che sono un vegetale, se da farlo e non cioè, proprio una cosa che non voglio fare. Non ho nient'altro da dire. Sarei triste di non ricordarmelo. Vostro onore. Manca Michel Puttini, che si chiama così, quindi lo si può dire. Ciao a lei. No, io stessa cosa, cioè, più che altro... ovviamente questa è una scena ipotetica del non te lo ricordavi. Ipotetica. Cioè, sì, un esempio. Nel senso di scoprirlo dopo. Beh, mi dispiacerebbe perché... non sono mai stata con una donna, mi piacerebbe starci con una donna, e quindi se la volta in cui ci sto non me lo ricordo ti gira a cazzo, è un peccato, un peccato. Sa che sta già prendendo, è già su Trenitalia, Dario. No, io non ho detto io. Ma che cazzo? No. Ma scusa, ma questa è una mancanza di rispetto che non mi sarei mai aspettato da te, Cip. Mi pazienza. Ci ha mandato un messaggio a Agnese. No, Agnese, a parte che Agnese è qua. E poi comunque no, non. No, Cip si parlava di cucina. Cucina. Cip parlava di. Okay, cioè, del fatto che te sei stinfia con i cibi, il ragù. Cioè, ti vergogni tipo a dirmi le cose. Terge, te lo giuro, parlava dei rigatoni. Ma che cazzo mi frega dei rigatoni? Allora dillo a lui, è lui che ha introdotto l'argomento. Dai. Cosa dai? Vabbè, ha detto, Michel Puttini, che è ospite oggi, ok, ha detto che ti saluta, eccola qua. È qua, ciao, eccola. Michelle. Ciao Michelle, ha detto, si stava parlando di situazioni ipotetiche, tipo Victor siccome si è svegliato col culo spanato. Sì, è successo veramente, assolutamente. Ti giuro. Poi ha capito che era merda. Che amore, sei te che mi hai chiesto di che cosa stava parlando. Faccio un passo indietro. Quality content sempre qua. A Victor arriva a casa, su ma preoccupatissimo, perché lui capinava un po'. Te la ricordi la storia, no? E lui c'era il culo. Questa lunga è questa spiegazione. E là, Victor fa: no, mamma, non me l'hanno spanato il culo, è stata la merda. Ecco, ok. Allora ho detto, ragazzi, ma se voi vi trovaste nella situazione in cui non vi ricordate niente, ma vi raccontano che avete fatto sesso con un uomo o con una donna, nel caso di ragazze, come prendereste la notizia? Abbiamo risposto tutti e Michelle ha detto: io scoperei Agnese. Non l'ha detto mai. Questo è stato detto, però no, ha detto, scherzo, ha detto, e noi non ho mai provato, per esempio, però mi piacerebbe, quindi risponderei che non, per me non sarebbe assolutamente un problema. Basta. Ok. Basta. Va bene. Va bene? Sì, anch'io comprerei Michelle, comunque. Per ridere. Ha fatto un cuore ma con certo, le mani. Ma certo, per ridere. No, ecco, per esempio, robe così pesse non mi sono mai successe come a Victor. Forse una volta ho rigozzato nel viso carabinieri. Viso, cosa vuol dire nel viso? Specifica viso. Avanti o proprio? Allora, che l'hai colpito nel viso? No. Allora, praticamente era stata la terza volta in cui ho rigozzato, credo, con dell'alcol. Cosa vuol dire rigozzare? È vomitato. Sì, okay. Da Livorno si usano cose che evocano un po' quando le dici, no? Quindi rigozzare, se ci pensi. Sì. Insomma, io praticamente ero davanti alla villa del Colle con lo sportello aperto, completamente sfatto così a braccia concerte. A un certo punto si affianca la volante e mi fa:
tutto bene lei? E io mi ricordo una volta, a proposito di parlare di Rigozzo, sì, te lo ricordi quella volta che si tornava a casa tua, si andava a casa tua a pranzo dopo scuola? Sì. E si era nel pullman all'interno, te lo ricordi quello che all'interno del pullman, te lo ricordi quello che vomitò dal finestrino? Oddio, no. Sì, che lasciò tutta la scia. Ma infatti, ma poi no. Il pullman sapremia tutto il finestrino. No, fai io sì, fai, esatto. Me lo ricordo, sì, sì, sì. Me lo ricordo, sì. Sì, sì, sì. Questo era tipo un post Shilum incredibile, però. Vabbè, ovviamente. Non è detto. Ma poi. Ma Enrico! Carabinieri ho saputo. Bentornato! Bentornato, Enrico. Ciao, incredibile. Si parla di merda, di vomitare. È arrivato nel momento giusto. Sentito di merda, sono arrivato. Ecco, allora, dato che c'è Enrico, no? Si stava parlando appunto di queste funzioni un po' particolari. Voi avete mai avuto una pulsione sessuale per un personaggio furry? No. Allora, no. Che Enrico si è molto fissato con questa gente. Perché Agnese all'elementare andava in giro a dire che era fidanzata con Crash Bandicoot. Non sto scherzando. Non era battuta. Succede, te lo giuro. Io con bel dingo, un po' stupido, però. Però aspetta. Cosa amore? Piccola, mi piacevano i furri, anche tipo Sly o in generale. Sly Cooper? Ho capito. Sly Cooper. Okay, ho capito, ma da qui a buttarglielo nel culo, Vance, ci passa un treno, abbi pazienza. Però aspetta, scusa, ma non hai giocato in videogiochi. Come? La questione anche in ambito videogiochi, come anche tipo Bloody Roar. Vabbè, okay. Ma lì si trasformano. Quando li vuoi trombare, li fai trasformare. Cosa ci incastra? Ah, la bimba Rivet di. Cazzo, cioè. Adesso, infatti, lo volevo dire dopo. Ma dai, è un topo. È una fica, secondo me. Ma io, scusami, Lola Bunny, però questo infatti tipo Lola Bunny, questo specismo. No, Lola Bunny, ma a me mi fanno un po' inquietudine queste robe qua, eh. Perché Michelle, sì, te anch'io, sono d'accordo. Te ti metteresti uno strapone e culeresti Lola Bunny, Michelle? No. No, non penso che lo farei, però cioè Lola Bunny nel senso tutti abbiamo pensato fosse buona. Figa. Sì, sì, anche se è un coniglio, cioè. Boh. È il momento delle vite di tutti che ho detto: aspetta, ma forse sono un po' furri anch'io. Lola Bunny penso sia stato il. Vi dico io un nome. Vediamo se lo riconoscete. Pausers. Lo capiremo dalle onomatopee. Roxanne. Nessuno. Ah, Roxanne, la ragazza di Max in Viaggio con Pippo. Ah, quella Corneo. Amor di Dio. Sì. Però siete stati lenti, eh. È un cazzo. No. Bravo, Mickey. Roxanne è un nome di persona. Bravissimo in questa cosa qua, bravo. Vabbè, amore, un po' troppo. Che ricordi? Cioè, se gli ficchi il cazzo, cioè se trombi lei esplode. Agnese suggerisce la aspetta, Matte. Agnese suggerisce la scoiattola di Scoiattolina e Chip e Chop, quella bionda, mi sembra un po' troppo. Vabbè, Bianca e Bernie, grazie Napolitano. Qualcuno ha mai provato qualcosa di strano, però senza mai dirlo ai genitori, perché sennò ci portano dallo psichiatra, per la scoiattolina della spada nella roccia? Sempre, tutte le volte, ogni volta. No, aspetta, se non la ricordo, fammi vedere. Però aspetta, quella un pochino più... No, l'altra. No, l'altra. No, era la vecchia. Scusa, Matta, abbi pazienza, È un grande interspecie, ci sta. Victor non ci prova nemmeno. Ho visto un commento in chat. No, proprio così. No, io una cosa, Dario, domanda. Ma anche se non è propriamente furry, le papere di Sciarrone valgono? Però lì è molto furba la cosa. Perché lui ha fatto, sì, i tratti papereschi. Certo. Però sono donne, sono antropomorfe. Cioè, ho capito, ma sono coperte, sì, ma sono coperte di piume, però. Ma tra l'altro, secondo voi, se uno si trovasse nella vita vera davanti a una fia, mettimi che la classica fia da manga, mezza gattino con le orecchie e le zampine, però con le tette, e ci si sega normalmente, no? Nella vita vera, se la trovasse che gli suona all'uscio, si caerebbe addosso, che dice, che direbbe: boia, cazzo, c'è un mostro, scappo. Tu hai descritto la furbata, cioè, tu hai descritto la furbata, quello che è per me anche ridicolo, al punto che mi dà più fastidio e fa ridere
prima di avere la minima percentuale di attizzare. Cioè, se tu hai le orecchie d'animale e le orecchie normali, sei un baro di merda. Nel senso, è troppo comodo così. Cioè, mettiti un cappellino piuttosto. No, ecco, quelle robe lì a me piacciono. Però, cioè, trombassi un ibrido, insomma, è una chimera. Se vuoi una gattina, deve avere 6 capezzoli e avere strane forme, naturalmente non orecchie umane, altrimenti bari. Vai furry in, vuoi essere furry, sì. Sei proprio ad corte. Allora, aspetta. Tipo Enrico, te Tona te la faresti? Oddio, forse te prima o poi ti becco. Sì, però non è che anch'io sono mai stato tanto per queste cose qua, insomma, cioè, mi è sempre sembrato strano cosa di vedere furry. Sicuramente ormai naturalissimo non è, però sì, nasce in realtà da quello che è la capacità dell'uomo di creare situazioni e riconoscervi i pattern che gli danno sensazioni. È figo. Michelle, vuole dire qualcosa? Sì, no, stavo pensando, cioè i furri sono proprio quelli che si scopano vestiti da animali. No, aspetta, dice, non aspetta. C'è l'estremo, quello è un estremo. Quello è l'estremo. A me viene in mente quello di quelli che vanno tipo, non so perché avevo visto sta cosa, che sti tipi andavano in questa specie di orgia organizzata in cui tutti stavano vestiti completamente a testa a piedi. Prima che il canale di Dario venga completamente obliterato e segnalato comunque fuori dalla faccia di internet, vengo in aiuto un momento io. No, ma ossia, io rispetto di tutti, No, io sono molto lontano, io sono lo spettro opposto, Roxanne a parte. Ma perché sono proprio Roxanne? Vabbè, poi ne parliamo. Perché c'è quella scena che gli fa il moonwalk davanti, che lei... No, è perché dai, è Roxanne. È sono al pianeta. Boh. Però esistono questi estremi, ma io so, perché quando ho parlato ogni tanto dell'argomento ho avuto 1000 mail, commenti, cose... Ah, grazie per non averci aggredito. Noi non abbiamo aggredito, noi assolutamente. No, lo so, ma io ho scoperto che tantissimi furri si offendono perché in realtà è una piccola percentuale quella che si scopa con i costumi. E quindi ci sono un sacco di persone che vanno anche alle fiere dei furricon o cose del genere, vestiti da furri, però per trovarsi fra loro e chiacchierare delle loro passioni senza per forza una fare comunità. Lo human centipede, esatto. Sì. Bomba. No, vabbè, ma perché? Cioè, diciamo che anche Zootropolis è una roba furry, perché sono tutti. Ma certo, no, però, lo è al 100%. Però non se lo buttano in culo. Anche se c'è tra la volpe e Judy Hopps, c'è, diciamo, un po' di tensione sessuale. Se tu parli dei personaggi, ok, ma tu prova a scrivere Zootropolis su internet. No, chiaro. No, non fatelo. Non fatelo. Raga, io vi auguro la mia buonanotte, Riso. L'11:05. 5 perché... Ciao Riso. Ciao Matte. Ciao tesori. Michele, hai familiarità con Beastars? Guarda, occasione perfetta. Sono a metà serie, l'ho cominciato qualche giorno fa. E ma lì se lo buttano abbastanza comunque. Lì è fatto apposta. Sì, beh, cioè, lì è costruito ovviamente proprio per quello, per dare esattamente quel feeling, e soprattutto non sono neanche animali antropomorfi, sono mutaforma, sono proprio persone con la testa di animale. Comunque, cos'è sta cosa? C'è Luca che ci segnala nel gruppo del pub dell'amico: io farò un po' tardi, mi è esploso un tubo dell'acqua e al vicino che vive sotto di me ora gli esce l'acqua dal muro. Praticamente le gosci è praticamente un lupo mannaro per come si muove. E poi altri sono comunque, ma in realtà a livello estetico è incredibilmente bello Beastars, cioè, sono piccole opere gli episodi. Non so ancora, sono blind, quindi non so. Sono blind, no, non dico nulla, ma sono blind. Però secondo me non è male, cioè, anche proprio come concezione, perché il punto è quello, è costruito apposta, però non mi è sembrata la classica roba fatta solo per farlo venire duro i furri, cioè c'è comunque qualcosa dietro quello di anche secondo me immediata e istantanea. Quello che mi sta incuriosendo è che è un po' tiratino il world building, però devo ancora andare avanti, devo capire un po', ne riparleremo. Secondo me arrivi alla fine che la pensi leggermente diverso, in maniera leggermente diversa. Sì. Nice. Ma qual è a sto punto mi viene, qual è l'esatta definizione di furri a questo punto? Cioè, dato che sono
che si ritrovano anche ai furri con senza nulla di a sfondo sessuale. Io pensavo fosse una roba principalmente a sfondo sessuale, è di gusto sessuale, tipo, non so, è di dire. Identificazione. Cioè, loro hanno una personalità animale. Dai, è tornato. Sì, loro dicono, sono io Nicola e ritroviamo. C'è il mio fursona, cioè la mia persona volpe. Furry. Esatto. Volpe, esatto. Quindi io sono in realtà una volpe e mi vesto per essere... Esatto, è un roleplay molto forte, mettiamola così. Okay, è che è un identificarsi nell'animale. Esatto, è un roleplay nel mondo animale. Sì. L'uomo. Sì. Una domanda per Sabaku. Se, se tu fossi un gigante dell'attacco dei giganti, quale gigante, a parte gigante femmina, ti tromberesti? Rispondi. Perché è così tanta scelta? Questa è difficile. Allora, non hanno tratti femminili, quindi già comincia a essere complesso. Allora, è colossale, è difficile. Allora, dipende. Non hanno proprio genitali. Devo farti una domanda. Devo farti una domanda in controdomanda per capire come rispondere. Va bene, va bene. Si sta parlando di quelli effettivi, quindi anche che... Qualsiasi gigante sia... No, stiamo parlando dei poteri o includi anche i personaggi? No, fare il furbo, i giganti trasformati. Sì, no, ma... Anche quelli, dici il carrello, il mandibola, quelli lì. Esatto. Sì, anche quelli, certo. Certo. E allora il carro. E per forza, è per forza. E per forza. È quello Giambeba. Scusate, è Giappe Coloni, esatto. Giambeba. Certo. È ma di default a Pepper. Hai presente... Quando non è trasformato, cioè voglio dire, carro secondo posto Warhammer. Bello. Ecco, esteticamente secondo me Warhammer è il più bello tra i giganti. Perché ha anche gusto chi lo usa, diciamo, visto il suo potere. Ma non si possono fare spoiler. Fermi. Tanto poi vabbè, lasciamo perdere, non voglio parlare di Cicchino Chioggia. No, poi è finito, basta. Lasciamo esatto, lì. È finito. Enrico tutto bene? Ti vedo un po'. Ok, chiedo di ricozzare magari un pochino nel secchio. Per ritornare un attimo l'equilibrio, capito? Se poi cambiamo argomento, parliamo di vacanze. Ecco. Enrico, vacanze. E qual è la cosa più folle che hai fatto in vacanza, Enrico? No. Con gli amici, magari, casa addosso, in piedi, sai le cose che fai sempre? No. Sono una persona noiosa. Ho capito. Però, cioè, non hai vissuto se non ti sei cato addosso in piedi, eh? Allora, sono contento allora, che non ho vissuto. Non ho vissuto neanch'io. Allora, come è mai successo? Allora, non so se avete mai giocato a sguardo incrociato. L'avete mai giocato? Vi spiego come funziona. Praticamente dovete essere nudi, tutti e due, tu e il vostro amico, ma più che altro per esigenze di ecco. Amico? Beh, amico o partner? No, amico. Ah. Lo puoi fare anche con la partner, però poi è tua responsabilità. Insomma, sono cazzi tua. Comunque, dovete stare in piedi, in un bosco, in spiaggia, anche in strada di notte. L'importante è che ci siano poche persone in strada di notte, soprattutto, in piedi. Soprattutto in strada. No, di notte, quando non c'è nessuno. Praticamente, l'obiettivo qual è? Dovete stare in piedi e guardarvi negli occhi e non distogliere mai lo sguardo. E il primo durante questo processo e fa arrivare... dovete stare in piedi nudi e guardarvi e cavvi addosso. E il primo... Ma non è normale questa cosa. La scioglia, per forza. La strada. Per forza. Come cagarmi addosso? Sì. Ma se non c'ha la sciolta, come fa a campiedi? A campiedi. Come lo puoi fare? Come no? No, si può fare. Sì, ma ti esce una strisciolina, cioè, in mezzo alle gambe. Ma infatti poi ti caghi sui piedi. No, sui talloni principalmente. No. Sui calcagni, sono da. Piedi. Sono parte dei piedi. Sui calcagni. Sì, però con piedi intendo. Vabbè, con la pianta, no? E dico che... praticamente devi guardare sempre il tuo amico e per vedere anche lo sforzo, no? Che c'è per fare questa cosa. La prima merda che tocca terra ha vinto. Cioè, il proprietario ha vinto. Che cazzo di gioco, eh? Sguardo incrociato. Ha vinto cosa? Cosa ha vinto? L'onore. Io l'onore. Un documentario antropologico di aver cagato per primo. L'evoluzione dei rituali tribali per decidere il maschio alfa. E si passa dall'uccidere orsi a mani nude al cagarsi addosso guardandosi negli occhi. E il primo che riesce è definito l'alfa del gruppo. Ah, ok.
12 telefoni. È vero, non c'era ancora. No, era estremamente scomodo. C'era. Scusate, c'è stato un piccolo problema infrastrutturale. Arrivo subito, ragazzi. Un attimino. Un secondo. So che è successo. C'è stato proprio. È tutto a posto. È tutto a posto, ragazzi. Ah, ecco. Ah, ma ci sentiamo. Okay. Sì. Aspettate un attimino. Arrivo. Che è successo? No, è successo. Non ho svuotato la cache. Babbo dell'amico. Provata a stare a piedi guardando davanti per vedere se la svuoti. Eccoci, scusate, no, ma era proprio un problema mio dell'infrastruttura dello sprint. Vai, a posto, risolto. Vance, esperienze in vacanze. In vacanza, che hai fatto? Allora, Enrico ha fatto una cosa eccezionale, no? L'ha raccontata adesso. Te, Vance, invece? Boh, aspetta, fammene pescare una a caso. Ho cacato nel casco per il motorino del mio amico. Sì, però ragazzi, cioè, stasera è il pub della merda, c'è cioè, una cosa incredibile. Ma appunto l'ho pescato a caso, il discorso era quello, ho cacato. Ma io voglio sapere perché. Però aspetta. Enrico, lo sai come la penso. No? Ogni cagata che fai in un cesso è sprecata. Questo, partiamo da questa base. Ok. La merda va sempre utilizzata per scopi ludici. Comunque, prego. Esatto, perché ero triste. Quindi vabbè, ho capito. Ma cosa sta succedendo a casa tua, Cippe? È 3 ore. Cosa sta zanzare? Ah, le zanzare. Capito, ma così ti muori. Dopo un po' ti riovera. Non è sano. Non è che me lo sto dando. Ho capito. Prego, Venzo, dicevi. Vabbè, appunto, era un momento di tristezza. Mi si era appena rotto il telefono, appena arrivato nell'appartamento in Grecia dove alloggiavamo. Ero molto triste, l'amico mio Bob, appunto, che hai conosciuto, va in bagno a fare la doccia. Io dico, devo fare qualcosa qua per essere felice, per un attimo per ravvivarmi. Certo, no? certo. Quindi prendo vivo, il casco sì. del motorino che avevamo appena noleggiato e ci cago dentro. Ah, era noleggiato anche. Era noleggio. Sì, dopo l'abbiamo lavato, anzi cioè, il karma ha fatto il suo giro perché lui se n'è accorto subito, ho dovuto lavare io il casco e indossarlo io per tutti i 10 giorni, il casco nel quale ho cagato io. Mi sembra anche giusto. Sì, ma corretto. Giusto. Ma caga paga. Comunque di cose così a colle ne abbiamo fatte tante, io sono molto vicino a Vance per questo, insomma è una cosa normale, anzi ha fatto anche poco, secondo me si poteva fare di più. No, ha cagato ovunque, Dario. Bravo. Io consigli come rimedio ai momenti bui. Cacare. Al momento no, siamo un po' cagare triste. Di un casco. Trova il casco del tuo amico e cagaci dentro. Sì, ma quando sentenze devi fare un giro in moto con l'amico con l'unico scopo di cagare. No, ma noi guarda, io cioè la cosa base, noi davvero, l'ho raccontato già, noi abbiamo fatto un calcolo con un nostro amico fisico per capire se si poteva far volare la Agila dell'Enzi con dei palloncini modello up. Poi abbiamo capito che ci volevano troppi palloncini, era una cosa impossibile, non l'abbiamo fatto, ma noi volevamo veramente far volare una macchina, quindi insomma e in quell'Agila Mattia Florio, che saluto, ti ringrazio di tutto eccetera, ha messo un fazzoletto sul cruscotto e poi ha cagato del cruscotto dell'Agila. Ma perché tutto si deve concludere con una cagata? Ma perché la merda dà quell'effetto shock che subito ti riporta alla natura, alla naturalezza, alla preistoria, all'origine dell'uomo. Enrico, dimostraci che sei uomo, cacati adesso addosso, dimostraci questo. Devi cagare addosso. Io ti consiglio un cantante, Dario. Devi trovare assolutamente qualche video di questo cantante. Si chiama Gigi Allin. Non lo conosco. Secondo me ti potrebbe conosco, piacere. Fratello. Uno che cacava sul palco, diciamo, regolarmente. La buttava sul pubblico, poi. Beh, a mio papà, e mio fan papà era il musicista. E lo conosce. Felicissimi fan. O caca nelle chitarre. No, si è cagato addosso sul palco. No, è stato veramente molto bravo, non se ne è accorto nessuno, però ha detto che stava male, era durante il concerto, non poteva non fermarsi e ha detto che è arrivato all'ultima canzone dove ha detto che proprio non ce la faceva più e quindi ha detto vabbè vaffanculo, io adesso cago, ha detto che lui ha cagato come è finito il concerto, ancora prima dei ringraziamenti, lui ha detto che è andato all'indietro. No, ha fatto il pantaloni bianchi magari a coste. Non lo so se l'hai fatto, spero di no per lui. Ma una gonna aveva.
Madonna, no, poveraccio. Però deve essere veramente brutto. Cioè, deve essere veramente brutto. Come ti serve più interesse al latte per spostare questo dal prossimo. Si è spiegato durante l'incontro. Incontri che duravano mezz'ora, 40 minuti. E... ma anche comunque maratone, gare di ciclismo, penso, insomma. Sì. Il problema vero non è tanto il cagarsi addosso. Il problema vero è che dopo che ti sei cagato addosso, qualunque movimento contribuisce ad un'espansione organica importante. Tu ti caghi dietro, tu ti caghi in un punto, ma al minimo movimento sale, scende, va, si sposta, cioè, capito? Sì, è tipo un simbionte, cioè te la trovi sulle spalle. Vabbè, Mattia, che merda c'hai? Ma fatti operare, fatti chiudere il buco del culo. La tua merda è viva. No, allora, secondo me se non caghi pastoso non sei sano. Cioè? No, dai, ma cosa vuol dire pastoso? Non credo. Di sostanza, sì, no. Allora, perché è lo stronzo che è stronzo, ma è pastoso. Cioè, non è realmente la forma dello stronzo, ma è un po' denso. Poi c'è lo stronzo proteico invece, che è quello proprio che ti spana il modello. Lo stronzo proteico. Sì, cioè, se mangi, se qualcuno mi ora che fai palestra così mangi proteico, no? Decai più duro, perché le proteine ti fanno cadere duro. Va bene. Sì, Michelle, sì, cosa ne pensa di questa cosa? Sì, sei d'accordo? Sullo stronzo proteico? No, beh, sì, la classica cacca, insomma, non deve essere troppo secca, non deve essere troppo molle. Vabbè, democristiana, un po' democristiana sulla merda, non me l'aspettavo da te. Vabbè, no, prende una posizione lì. No, in realtà mi è successa 2 anni fa, anche a me una questione, nel senso che per il mio... Siamo a due, Per il mio compleanno 2 anni fa abbiamo fatto una grigliata come tutti gli anni. A casa del barbecue? No, peggio. Ha fatto l'occhio. L'ha arrostita. Gusto di merda. Il problema è che ha piovuto, quindi probabilmente la carne non si è cotta bene, ma con il fumo, insomma. Non so che cosa è successo, ci siamo sentiti tutti male. No. Io il giorno dopo da Milano dovevo prendere la macchina da sola e dovevo andare fino a Locarno, che sta, non so, un bel po', a un'oretta. Che stava lì a 1.5 ore, 2 orette, ok? Allora stavo in macchina, a un certo punto inizio a sentirmi, ma proprio da un momento all'altro mi sento male, che da un minuto all'altro non ho avuto nemmeno il tempo di uscire dalla macchina, ho fatto tutto da solo. E mi sono cagata addosso. Allora ho detto, vabbè, tanto sono in macchina, scendo e vado a casa, che devo fare? Un po' la stessa cosa che hai pensato tu, no? Sono a casa, più o meno. Il problema è che poco dopo di nuovo mi succede questa cosa. Fortunatamente stavo nei campi e mi sono liberata nei campi. È stato interessante, molto interessante. Ma come arrivi? Che bella esperienza. E così, cioè, avevo dei e questa è stata la mia paura. Anche perché te, Michelle, metti solo pantaloni di jeans a vita alta, ho visto praticamente. Quindi fino a qui. Diciamo, però sei un hangar, della merda. Esatto, è stata la mia paura, ho detto merda. E poi che schifo, me la sentivo ovunque, ho detto avrò la merda fino al collo. E invece sono stata fortunata. Vabbè, ma non è che straborda, cioè non è che riempi. Cioè. Ma di giuro mi sentivo. Secondo Victor, vabbè, esatto, che poi sia una quantità, anche se sembra, perché ti riempi le mutande, comunque non è che sono 5 litri di merda. Ma non lo sai finché non lo vedi. Parla per te, parla per te. C'è uno che ha commentato in chat, è tutta salute, cioè il classico commento, quello generico. Per giustificare ogni cosa. Mamma mia. Salute. Meglio fuori che dentro quei commenti là. Nico, invece te follia in vacanza, cercando di evitare l'argomento pesci, se possibile, perché è tosta. No, vabbè, parte, è tosta trovare un aneddoto senza merda. È sempre il motore che porta avanti la goliardia. No, ma
Ma a parte l'aneddoto che avevo raccontato la volta scorsa, quando a 14 anni ho sparato in un centro commerciale nelle Filippine. Ah sì, questo l'avevi raccontato. In un poligono di tiro, in un poligono di tiro. Continui, sì, a, continui quanto... a buttarla lì che sembra che sei entrato tipo sparando in aria. Esatto, so, sta lì la gag. Il, no, niente, il fatto che delle persone adulte abbiano dato a un ragazzino appena 14enne una pistola vera per sparare proiettili veri, ecco, sempre un aneddoto che a posteriori, quando ci penso, ho fatto. Michele, te invece, follia in vacanza? No, beh, in realtà, parlando un attimo dell'esperienza della pistola, io ricordo da molto, molto piccolo, parlo sub 13 anni, proprio piccino, che andai a San Marino con i miei genitori e mi lasciarono, stranamente in realtà in quel momento, girovagare un po' da solo e avevo qualche soldino. E ricordo che andai in un negozio, era il classico negozio in cui sei così piccolo che il bancone è irraggiungibile, tutto altissimo, e io ho comprato, senza nessuno, che nessuno mi facesse una domanda, una balestra. Ho comprato una balestra, mi hanno dato le frecce della balestra, ma così. E poi io l'ho ancora, o meglio, l'ho completamente rotta, però l'ho ancora qui, e ricordo che quando tornai a casa con i miei la usammo e ci perforavamo tronchi di legno spessi così, cioè era una vera balestra armata. Scusa, perché colpivi i tuoi genitori? Scusami. No, non colpivo i miei genitori, ci giocavo con i miei genitori perforavamo tronchi in giardino, altrimenti gli azzuppavo. Farmavi tronchi in giardino, ok, ho capito. Vabbè, invece guardo le follie in vacanza. Io qui posso fare l'aneddoto opposto, così per avere un po' di cameratismo, perché ricordo quando nella famosa vacanza campo scuola, ok, del liceo, finalmente tutti maggiorenni, siamo andati a fare una settimana in vacanza a Praga. E allora c'era l'idea di finalmente fare le follie tutti i giorni, e ricordo che c'erano anche dei docenti, perché più cresci più te ne rendi conto, no, c'è da avere l'età dei tuoi docenti. C'erano dei docenti che adesso hanno la nostra età, magari erano trentenni a malapena, e alcuni erano anche abbastanza svegli e cazzutelli. Erano andati con le altre classi. Noi eravamo partiti in vacanza tutti i giorni e il nostro tutore era il preside. Un preside di quello dei cartoni animati, il classico rettore dei cartoni animati, quello tremendo, terribile. Quindi noi abbiamo passato delle vacanze a Praga. Non l'abbiamo vista Praga, abbiamo visto dei musei. È stato così, è stato orribile. Da maggiorenne abbiamo visto niente, è stato nulla, è stato traumatico. Te l'ho mai fatto fumare i tuoi peli pubblici, Michele, in vacanza? No, no, non mi è mai successo, però mi incuriosisce che la domanda esista, perché evidentemente a qualcuno è successo. No, non a me, era per una cosa che ho sentito. Hai fatto tu fumare qualcuno? No, una cosa che ho sentito dire io. Okay. E Cip, follie in vacanza? Ma ora, follie, sicuramente quando sono andato a Amsterdam, che premetto, dove non ho né trombato le troie, né... No, ma le prostitute, chiaramente. Sì, quelli. Nel quartiere a Luci Rossi, insomma, non ho contribuito all'economia Florida del quartiere e nemmeno giocato. E siamo andati in macchina, perché a quei tempi non c'erano voli low cost, non c'era un cazzo, non c'era navigatori, non c'era un cazzo. Partiti tipo tra l'altro con calma a mezzogiorno, così, quindi era ovvio che non saremmo mai arrivati in giornata, quindi siamo dovuti fermare a dormire in un posto a caso in Germania, così. E non avevamo nemmeno prenotato niente. Poi non è che dice che non prenoto niente, ma tiri fuori il telefono, vai su Booking improvvisi, cioè no. Quindi una volta abbiamo dormito in macchina e abbiamo parcheggiato sotto un palazzo, che c'era un parcheggio a pagamento coperto, diciamo, si è detto, dai, così c'è l'ombra, e la mattina scattava il pago, diciamo, e noi si era in tre, si è detto, vabbè, dai, cazzo si paga, tanto si dorme di merda in macchina, sicuramente alle 6, alle 7 di mattina siamo già svegli. Invece ci siamo svegliati alle 10 e ci abbiamo trovato anche la multa, perché non si era pagato il parcheggio. No, avventurato. Io non faccio Enrico, Chirio? Chirio coinvolgeranno torcioni, bong grossi da qui a Viarello. No, ma diciamo che non posso raccontare troppo di poco illegale, diciamo. Però sì, magari anche io ad Amsterdam mi ricordo che
c'erano le tortine di hashish. Ecco, ce lo sapevi. Cioè, per forza! No, però, vabbè, però sono legali. Cioè, si parla di Amsterdam, quindi le è legale. Trotine? Trotine? No, tortine. Le trotine. Cake, no? No, le trotine. Avevo capito trotine. Buona, riempivano farcite d'erba. Vai. Di hashish. No, che ne so. Comunque, niente, c'era scritto, mi ricordo che c'era sulla confezione un bigliettino scritto anche in italiano, ovviamente per i turisti, di dividere queste tortine almeno in 4-5 persone. Sì. E io, niente, prima del viaggio di ritorno ne mangiai un paio a colazione. Prima di salire sull'aereo. Scusami, Kiro, quanto pesavi all'epoca? Sempre sui 110 kg, credo. No, meno male, un po' ti ha salvato il peso, perché se... Sì, ma relativamente. Relativamente. Anche perché... Le tortine non erano l'unica cosa della giornata, naturalmente. Ah, Madonna, che idea! Quattro di questo appetizer. No, si parla di Amsterdam, quindi legale. E quindi come andava il viaggio in aereo? Perfetto, perfetto, bellissimo, meraviglioso. Il miglior viaggio di sempre. Mi immagino. Ovviamente. Con le pareti dell'aereo che si stringevano e si apriavano così. Per la prima volta non... fattonissimo il miglior viaggio di sempre. Ma per la prima volta non ho avuto paura dell'aereo, cazzo. Grazie al cazzo, vorrei anche vedere, fate anche venire la paura. Ed è... A parte che se ti saliva male, davi un cazzo otto al pilota nel viso, il cartone. Vai, ricchi e morti. Sarebbe stato ganzo. Ma insomma, però c'è anche una cosa non legata alla droga, una cazzata che feci quando andai a Londra per la prima volta al Forbidden Planet, che trovai un sacco di manga e roba che volevo. Praticamente tipo lasciai in albergo tutti i vestiti che avevo e riempì la valigia con manga e fumetti che ho preso lì. Perché c'era il limite ovviamente di peso con la Ryan. E poco manga fa presto, Esatto, Shonen Jump, tutta quella roba giapponese. E dentro c'è infilato giustamente tocchi di fumo grossi e si scavando nelle pagine. No, una simpatica battuta. Ci sono scappati dei semini, ma per sbaglio. No. Anali, ma poi rimossi. Quartiere a luci rosse invece. Quartiere a luci rosse ce l'ha passati davanti, ovviamente. Curiosità. Non abbiamo contribuito alla causa, anche noi. No. Steffi Vita. Ma in realtà follia in vacanza io non ne ho. Se vuoi ho un aneddoto di merda. No. Va bene, lo prendiamo anche così. Vai. Ci eravamo salvati. Anni fa è successo che una sera ho finito di lavorare, quindi era notte. Monto in macchina per tornare a casa, dopo 3 minuti che sono in macchina comincio a stare malissimo, ma male vero, cioè proprio male vero, da vederla proprio tragica. Comincio a stare male, penso vabbè dai, ho 30 minuti di strada, non sono così tanti, 30 minuti posso farcela, respira a fondo, calmati. Sempre peggio, penso è notte, non posso neanche fermarmi da qualche parte perché non mi fido, cioè sono da sola in macchina di notte. A una certa l'ho vista così male che ho preso la mia borsa che c'avevo sul sedile in panno, ho cominciato a svuotare la borsa, a buttare tutto per terra pensando alla peggio, ho detto cago in borsa. Ho chiamato mia mamma piangendo disperata, dicendole mamma non ce la faccio più, non so come fare. Niente, alla fine sono riuscita a resistere, sono tornata a casa, la roba è rimasta per terra, probabilmente sono scesa dalla macchina in moto, ho detto affanculo. Cazzata. Però sì, è stata veramente brutta, è stata veramente tragica. Per arrivare a pensare di cagarmi in borsa, in macchina da sola, è stata veramente brutta. Quello è proprio sopravvivenza. Sì, era l'unica soluzione, in quel momento lì non avevo alternative, perché era da sola, di notte, che cazzo facevo? Io quando poi mi sono cagato addosso, comunque alla fine, l'avevo già raccontata una volta questa storia, quindi non la riracconto. Comunque c'avevo l'ultimo semaforo prima di arrivare a casa, era sera, mi sono fermato, ho guardato, sono passato col rosso e ho detto se mi fermano carabinieri li cavo su piedi, perché non posso trattenerla. Secondo voi tra 600 anni, quando probabilmente, se saremo ancora una civiltà moderna, si saranno dimenticati i vecchi fasti del nostro passato, che so, del medioevo e del fantasy, così per creare storie, le serie televisive e le loro difficoltà nei protagonisti
cambieranno da gladiatori, guerrieri, maghi, stregoni e draghi a gente che cerca di andare a cagare a casa. Perché sembra... cioè, stavo cercando di capire come avrebbe infilato la merda in questo discorso. Esatto, no, perché ormai c- io mi immagino veramente della serie, cioè veramente i Cinematic Universe in cui al posto dell'antagonista con l'arma bianca e gli incantesimi c'è l'arrivo alla cagata. Perché ci sono dei racconti che hanno un pathos, un'ansia, un dolore, una sofferenza, le lacrime, il cercare in tempo reale di trovare una soluzione congruente alla situazione per cercare... in qualche modo Michele, ti appassiona. Comunque sono storie molto della società dei maghi. Ah, quello sicuro. Sì, però se io quello leggo Vinland Saga, io mi sto immaginando un manga sulla gente che deve riuscire a cagarsi addosso. Cagare, cagare. Esatto. Storie esatto. di eroi, ragazzi. Storie di eroi. Esatto. Ma a proposito di futuro, io ho sempre immaginato un'invenzione meravigliosa che sarebbe una cosa che ti permette di cagare e va direttamente nel cesso di casa, cioè tu dovunque tu sia, cioè, beh, ci vorrà un trasporto in questa porta interdimensionale. Ci vorrà un po' per quello, penso. Anche perché se inventassero una roba del genere, Kirio, forse prima teletrasportano noi stessi rispetto alla merda, però vabbè, certo, ma io penso alle cose importanti. però c'è un brutto paradosso sul teletrasporto. Non so se conoscete la vera preoccupazione. Ah, se siamo noi. Se siamo noi quando. È quello che. Quella sì. È un po' un'ansietta. Quella... Quindi probabilmente farebbero prima la merda. Poi le persone. Sì, vedi. Però, sì, c'è, sì, però sì, poi sì. C'è un altro problema. Io una volta mi sono trasportato. È vero. Vabbè, quello quando arrivi a casa. Io vabbè, ma a parte ci sarà un punzante di wifi. Io una volta mi sono teletrasportato. Ah, sì. Arrivi a e ti sei perso il tragitto. Non proprio. Ero sull'aereo per ritornare, ero Tokyo-Milano all'Italia. Ho chiesto alla gentilissima hostess una bottiglia di bianco, me l'ha portato, l'ho bevuta una, poi ne ho chiesta un'altra, me l'ha portata, l'ho bevuta, poi ne ho chiesta un'altra, mi è arrivata la terza. Alla terza ho sperimentato il teletrasporto, perché io a un certo punto non ho visto più niente e sono arrivato improvvisamente a Milano. Ed è stato un miracolo. Io sono stato di fronte al primo fenomeno, forse italiano, posso vantarmi, no? Poi posso vantarmi di teletrasporto. Il John Titor italiano. Quanto è bello perdersi un viaggio di così tante ore. Boh, cioè io ti giuro, quando mi sono alzato così e tipo ho guardato lo schermo e ho visto tipo arrivo previsto 15 minuti, ti giuro, c'avevo delle vecchie, me ne fregavo uno, mi stavo per tirare a fare il cazzo e farmi una sega, perché avevo skippato una cosa, 12 ore di viaggio così. Bellissimo, la cosa più bella della mia vita. Anche a me è successo una cosa simile, comunque di teletrasporto simile a questo. A me con la foto anch'io dopo qualche bicchiere, però ero in macchina, purtroppo non ero in aereo. No, a un certo punto stavo guidando, mi sono svegliato in ospedale. No, mi sono svegliato così da un ciglio di un burrone. Fortunatamente mi sono svegliato in tempo, però teletrasporto un po' brutto, però. Sì, teletrasporto epico finito male, si direbbe su YouTube. Ma scusa, io adoro l'effetto di quelle torce che sappiamo, quelle nel giardino, l'effetto tipo di più che di teletrasporto, di tempo dilatato, che ti sembra che sono passati 5 minuti e in realtà sono passate 16 ore. Sì. Quelle cose che dici, ma come? Cioè non è proprio teletrasporto, ma è una contrazione temporale. Sì. Quali torce? Comunque... per vedere il buio. Sono torcioni, per vedere il video. Dei cartocci. Le grandi torce. Dei grandi cartocci pieni di erba, di droga. Quello è il senso. Insomma, Michelle... No, ero al posto del guidatore. Ovviamente. Storie da ubriaca o da completamente sfatta, tremende. Dammi il tempo di una storia per pensarci. No, vabbè. Perché mi sa che sono sempre le solite cazzate. Che una volta mi sono portata un cono e quei cosi dei cantieri che luccicano fino a casa. Quelli servono sempre.
Ma calcola quel coso, ho continuato a luccicare per tipo 2 mesi e mezzo dentro la mia stanza. A un certo punto mi veniva le paranoie che fosse, che avesse tipo un localizzatore che venissero a farmi una multa in casa perché l'avevo rubato. Non so che cazzo. Localizzatore per ogni cono è difficile, insomma, costerebbe un po'. Ma non vi siete mai svegliati la mattina? Sono svegliati la mattina dopo con un cartello dello stop in stanza? Ma quello può succedere. È pesante, minchia, non sembra, ma è grosso. Può succedere. Sì, però diciamo che quando lo prendi hai delle capacità fisiche aumentate. In camera di un mio amico, un giorno è spanato un ficus intero, gigantesco. Può succedere, può succedere. Sono cose che effettivamente possono succedere. Ma come? Sì. Un ficus, cioè un ficus, rappresenta la pianta, uno spatifilium, può succedere. D'altra parte lo fanno. Oppure c'è un mio amico che aveva visto alla cassa un conto troppo salato di un ristorante e per sbaglio si è ritrovato nella propria stanza all'insegna del ristorante stesso. Sono cose che succedono, sono cose che questo è capitato anche a me, una cosa simile. No, ma sono cose che non puoi prevedere, eh? No, succedono e vero, basta, vero. Te le ritrovi. Io mi ricordo che ero a fare una colazione tipo a Firenze in un posto super lussuosissimo, però mai avrei pensato di spendere 80 euro per una colazione in due. Madonna. E quindi mi sono ritrovato con tutto il set, tazzine, no, lo fanno, e i piattini. Lo fanno. Sì. Certo, cioè, come fanno. A dire, deve essere incluso nel prezzo, perché ovviamente... Esatto. Io non lo auguro a nessuno, però purtroppo queste cose accadono tutti i giorni. State attenti, ragazzi. State attenti. Qual è il miglior omaggio che avete ricevuto... negozi, ristoranti? Avete mai ricevuto l'hotel? Avete mai ricevuto un grande omaggio dalla ditta? Ma dai, qui si va nel penale, dai. No, ma può succedere. No, scusa. Sono maggi. Una lampada. Una lampada da comodino, sì. Me l'ha regalata perché era zaino. Vabbè, ma non ero in aereo, ero in macchina. Ho fatto, sì, tipo l'ho messa. Cioè, mi hanno detto, gliela regaliamo, ma per cortesia faccia la finta. Non faccia vedere. E lo metta certo, sotto il cappotto. Sì, era per... Sì, allora era uno scherzo alla receptionist. Lo fanno. Anche questo sono omaggi che fanno di solito, ecco. E Michele, a te mi è capitato un grande omaggio da parte di No. Può succedere, eh? Mi dispiace, non ho mai avuto cazzo la fortuna. Merda, avete avuto internet e gli omaggi. No, che palle, però questo internet, però qui parlava di internet e gli omaggi, perché per esempio Rico, te un omaggione l'avrai ricevuto da un grande hotel, no? Ma no, a parte le saponette, non... Vabbè, ma le saponette l'omaggio proprio enormi. Sì, capito, io non... Te di Nico un omaggione, magari in fumetteria o un gioco da tavolo ti hanno omaggiato, no? In hotel l'asciugamano, ma non il classico asciugamano nella mia stanza, perché il tizio, l'inserviente, per l'omaggio appunto, aveva lasciato aperto lo sgabuzzino dove tiene tutti i ricambi. Lo fanno per l'omaggio. E quindi eravamo con gli amici, abbiamo riempito i bagagli di asciugamano. Cosa? Cioè, ma per rivenderli, sì, veramente? Sì, praticamente abbiamo preso 40 asciugamani. Omaggio. Generoso, preso, omaggio. Alla reception abbiamo fatto: guardate, abbiamo preso i 40, non sono troppi. No, potete tenere di più. Chiaramente, è andata effettivamente così. Lo fanno. No. Anche questo purtroppo possono farlo. Invece Vance, perché ti tappi? In Francia. Dario. Chiusa la bocca. A me in Giappone una volta in un parcheggio mi hanno mangiato di una bicicletta. No! Ha perpetrato lo stereotipo del livornese, però. No. Ma un omaggio. Un ragazzo.
un ragazzo mi ha detto perché il livornese non è che la ruba la bici, la fora. No, ma ragazzi, ma mi state offendendo. C'è un ragazzo che mi ha detto: te di dove sei? Sono italiano. Ah, Italia, la cucina, la 500, e mi ha mangiato una bici. Sì, ma in italiano fluente, te l'ha detto. No, era in inglese, l'ho capito bene. Vance? Ma sì, ma pure io più o meno come te, cioè, ho ricevuto un omaggio sostanzioso, anello in oro massiccio e occhiale Versace. Succede, lo fanno, succede. Lo fanno. Un fan arriva, molto benestante, arriva e ti dice: senti, ti dono questi miei averi. E cosa fai? Gli dici no? È per forza, è maleducazione. Anche le banche ogni tanto ti fanno questi omaggi. esageriamo. Comunque, insomma... ma non io, in generale, avevo notato che... È GTA. Lo fan. Tirio, dai, una cosa che non troppo... No? No, io mi avvalgo della facoltà di non rispondere, veramente. Ma so, letto, una sciocamano. Diciamo che mi hanno fatto tanti piccoli omaggi. Sono stati carini per tanto tempo, con piccole cose, non so, DVD, giochi, CD. Certo. Intanto arrivano fumetti, un omaggio e te lo prendi. No, fumetti mai. No, mai. Sacro. Certo. Mai. Steffi? Certo. T'hanno mai omaggiato? Nessun omaggio degno di nota. Ma neanche tipo le saponette o quelle cose là. Dei Steffi? Poi sono un po' matta, quindi... Cioè? No. Hai paura delle forze dell'ordine? Dov'è Luca? No, quello, però tipo io anche se vado in albergo mi porto via il mio bagno schiuma. Non lo so, sono matta. Cioè nel senso. C'ho le mie paranoie. Sei l'unica normale, probabilmente. Vabbè, anche io mi porto il bagno schiuma, ma più che altro perché io ne uso tanto e quello degli hotel, cioè, non mi ci. No, io non userei mai quelli delle boccettine che ti danno loro. Perché sono sigillati? Cioè. No, non ce la faccio. Non è che li fanno loro, capito? Cioè, sono... lo so. Anche no, perché non comunque non credo tu ti faccia il bagno schiuma fin dalle materie base, quindi anche quello che acquisti potrebbe avere lo stesso valore pericolosissimo di... Grazie Mona Sean, grazie mille. È vero, infatti, ma sono consapevole che non sia una cosa normale. È solo mentale. Sì, è solo mentale, però visto che tanto non mi costa niente portarmelo via e mi fa stare tranquilla, dico vabbè... Anch'io me lo porto. Anche perché sono bustine così, nel senso ti lavi il naso. Esatto. A parte quello. Sì, secondo me dovrebbero mettere dei dispenser, perché quei cazzini lì, cioè i delfini ringraziano, perché c'è alcuni hanno i dispenser lì, boccettine. Cioè se sommi tutti l'hotel di tutto il mondo, ma porca puttana, ma che spreco è. Ma sì, ma poi tipo anche quelli che ti mettono magari anche lo shampoo, ci metti una boccettina di shampoo così, cioè, come me li lavo i capelli io, cioè no, sì, non ha senso. Però non ha neanche senso il mio ragionamento. No, vabbè, ognuno ha le proprie, per esempio, io so che certo. Sabaco in hotel si porta il suo bidet. Ah sì? Wow! Sì. Ecco, per esempio, una cosa che secondo me mi sarebbe da portare spesso è la carta igienica, perché è deludente. Vanno spesso in risparmio con tipo mezzo velo, cioè proprio è no, vero, è vero, caso. Vero, è verissimo. Non ci siamo. La carta igienica, secondo io la porto quando viaggio, io ho la tracolla, mi porto sempre un rotolo per nel caso dovessi cagare in bagno nel treno. E si torna lì. E si torna sempre la merda. Il rotolo di carta igienica personale ti salva la vita. Ma non è più comodo tipo le salviettine, che sai, quelle piccoline. Io mi porto le salviettine intime, piccoline. Sì, però... Dimmi la verità, Michelle. Aspetta, Mattia, che ti voglio chiedere una cosa su questo, però prima voglio fare una domanda a Michelle. Michelle, confessa, ti è mai successo di utilizzare la stessa salviettina, che magari era l'ultima, per culo e faccia? In quest'ordine. Al contrario. Allora, all'ordine inverso, in realtà, sì. Sì, non c'è niente di male nell'inverno. Ma tanto c'è solo sopra trucco, quindi sono ancora utilizzabili, insomma. Cioè, non mi ci pulisco prima il culo e poi la faccia, sicuramente. E perché no? Perché allora, cioè, se fosse proprio un angolino,
lo taglio. E però scusa, con questa roba qua ti trucchi il culo. Eh sì, però cioè, il trucco non è che è sporco, capito? Anche se fosse che mi trucco il culo. No, vabbè, l'importante è che non c'è la merda. Ah, brava. Quindi no, cioè sì, all'inverso. Aspetta che buttiamo un attimo fuori Kiro, perché è diventato di nuovo un meme dunk. Aspettate un attimo. Senti Victor, invece te follie, cioè follie di omaggi? Vabbè, la lampada quella volta là, perché mi piaceva, era bella, era di design, ci sta. Ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora? No, 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 ma perché poi nel senso, io di solito non è che prendo, cioè tipo non ho mai preso omaggi in un negozio, mettiamola così. Perché lì mi spiace. Però sai, l'hotel non è il core lampada, però è una lampada molto cheap, capito? Però era carina. Ho detto, ma sì, si pensa, ne vanno tipo un armadio pieno di ste lampade, probabilmente. Omaggio va bene, insomma. Io omaggio va bene. Non la comprerei, ma omaggio va bene. Però dipende. Omaggio in vacanza, una volta eravamo all'isola d'Elba e mi sono omaggiato in stato di alterazione di un nano da giardino. Vabbè, ciao. Te, ciao. Io sono Roger. Cioè... Sì, non è niente di che. No, certo. Se non fosse che è stato sul comodino della stanza tutto il tempo e nessuno si era accorto che avevo preso questo, cioè che mi avessero dato questo omaggio. E la mattina dopo si svegliano tutti e tipo sento uno fa: ma perché Mattia ha un nano da giardino sul comodino? E io guardo sto nano e ho detto: boh, non ricordavo, me l'avessero regalato. Si era teletrasportato, so. Anche è diventato un po' la mascotte del viaggio. Ma i nani lo fanno, che a un certo punto spariscono. Eravamo all'Elba, all'isola d'Elba. Sì. No, ecco, una domanda che voglio fare un po' a tutti. Vi siete mai risvegliati in case di sconosciuti? Senza ricordarsi di esserci chiaro. No. Sì, cioè, ma perché? Magari... Lo fanno anche questo? Ma sì, nel senso che cioè, è capitato che magari fai un attimo una serata un po' più strong del solito e ti svegli magari, a me è capitato una volta in un ostello, ti svegli, io mi sono svegliato in questo posto e ho detto ma dove cazzo sono? Ma perché poi da tutti tipo, cioè dalla mia percezione di appena sveglio, non erano persone che dormivano con intorno, erano svenute, sembrava una roba tipo Sole Enigmista, perché poi era un po' sgarrupato come posto. Bello. Quindi non è che fosse questa location rassicurante, no? con la scrostatura dell'intonaco e per 5 secondi, se quando ti svegli che non sei ben connesso, ho avuto un po' l'ansia di essere stato tipo venduto come schiavo. No, 5 secondi. Allora, poi mi sono... Ti svegli in un posto tutto scrostato con la gente che sembra svenuta, pensi minchia, sono tipo prigioniero, poi dopo ho capito che in realtà no. Beh, pazzo passo, sì. Però sì, capito. Bella avventura, per un attimo è stata una bella avventura, poi ti sei reso conto di essere solo ubriaco. Sì, peraltro ancora con dei postumi molto violenti. Quindi sì. Vi annuncio tra l'altro, ragazzi, ufficialmente che il prossimo giovedì al pub dell'amico verrà Berlusconi, Silvio Berlusconi. Grazie mille Silvio di aver accettato. Finalmente è mezzanotte, è arrivata la mia ora. Ciao Michele, questa notizia è incredibile. Ciao Michele. Della fucina di storie che sarebbe Berlusconi? Boia, cioè sarebbe... Ci farebbe il culo a tutti. Sì, insomma. A voglia. Faccio festa anch'io, vi saluto. Ciao. Buonasera. Embo. Ciao. Buonasera. Ciao Masullo. Io ho un aneddoto simpatico riguardo all'ultimo. Ciao Masullo. Buonasera. Ciao Masullo. Praticamente ero al concerto di Elio Restoritese. Come vi sentite stasera? Insomma, Masullo. Insomma. È arrivato qualcuno che batte la mia connessione di merda finalmente. Se già, calcolate se è già frisato, incredibile, se già ottimo un record, freeze speed run. sì speed run. Va bene, no, dicevo, l'ultima volta che ho avuto il blackout è stato il concerto di Elio Storitese per Capodanno. E oltretutto c'è questa cosa che racconto sempre: blackout, cioè ero in mezzo alla folla, spento. Grazie Marco. E poi ho avuto nell'incoscienza una reazione pavloviana, no? Alla campana di Fossi Figo. Cioè, nel pezzo prima dove lui fa capelli, c'è un suono di una campana. Ecco, io nell'incoscienza sento il suono della campana.
e inizio a cantare capelli e poi mi spengo un'altra volta. Ho solo questo frammento di ricordo in mezzo al blackout. Allora io quando presi mi sono svegliato a Careggi. Io quando bellissimo. Prova. Io quando presi la botta enorme. Ah no, non ci posso credere. Non ci posso credere, impossibile una cosa del genere. Quello c'è che Berlusconi? Quello che vedo in background, no. Quello che vedo in background può essere solamente un'illusione ottica collettiva, impossibile. Oh, Dio! Oh mio Dio. Ciao Edo, bentornato. Buonasera. Dov'eri? Qua. Allora, qua, ok, no, prima intendevo, però non voglio indagare. Fatto sta che no, io di blackout ne ho uno, è quello a Shinjuku appunto, però mi risvegliò un po' una cosa come Nico. Cioè Nico ci fu la campana, per me ci fu Godzilla, cioè quando io vidi Godzilla a Shinjuku dietro il palazzo, dissi cazzo ma Godzilla, cioè proprio come i bambini indicavo, come gli ebeti, la cosa che riconosci, e mi svegliai momentaneamente e capii che ero a Shinjuku, ma poi vuoto, non so come ci sono arrivato, non so come sono tornato a casa, un grande casino. Secondo me il Matteo lo sta avendo ora. Mi sa. Probabile. No. Mai avuto un blackout nella mia vita. Ma ora sei sicuro? Mai, insomma. Mai. Fine. Posso ritirare fuori il discorso merda? Vabbè, perché tanto ormai, grazie. Io non ho avuto modo di dire la mia, perdonatemi, no, però esatto. Tutte le vostre storie raccontavano di merda che non era però, cioè era esperita solo da voi. Cioè era solo nella vostra piccola sfera personale, non c'era mai contatto. Non ho seguito la live, Non era merda dire questa cosa, quindi non so di che merda stiate parlando. Di merda. Ora si va sul fish pesante. Okay. No, più che altro c'è mai stato contatto anche solo visivo tra la vostra merda e qualcun altro? È stata solo una cosa vostra privata? No, ecco, io per esempio non ce la faccio con il discorso merda sharing. Cioè, allora, se sono amici, ok, ma con la mia compagna, mia fidanzata, non ce la faccio. Mi vergogno. Non riesce a... In che senso? Ma che cos'è merda sharing? Scusatemi. Cacare in presenza di qualcun altro, intendi? Sì. Ah, solo così. No, cacare. Io lo so perché ti ho visto cacare, quindi. Come ho visto cacare? Dove? Sì, in un parcheggio. Ma quando? Ma saranno passati 10 anni ormai. L'uomo del parcheggio. L'altro blackout. Merda e dish. Eravamo al pub di quel tuo amico. Ah, il Battistini. Non so perché non hai usato il bagno del pub. Detto, è uno spreco. Embo, racconta la tua. Sì, no, io il momento di contatto visivo l'ho avuto. Cioè, nel senso, ero bambino e ho cagato in piscina. No, vabbè, tremendo. Non in acqua, quindi. Come non in acqua? Cioè, non in acqua. Sostanzialmente quello che successe fu che nel momento in cui entri nell'acqua gelida, ok, il culino si stringe, no? Quindi hai quel quid di frittantino nel culino, che no? Fa dei lavori. Esattamente. Lo fanno anche questo. Sì. Uscì di corsa dalla piscina, non riuscì ad arrivare al bagno e sostanzialmente quello che successe fu coperto dal mio accappatoio, lasciare proprio l'escremento per terra. Quello che ricordo è stato solamente il bambino dietro di me che mi fissa e mi dice... Un cane ha cagato per terra. E io ma c'è una differenza, sì, più pastosa, come dicevo prima, più gay. No. Secondo me lo rende molto più interessante il fatto che esista comunque un altro soggetto che osservi la merda oggetto, molto molto più un'esperienza molto più curiosa. Io non sono cresciuto col concetto di privacy in bagno. Cioè? Nemmeno ma non io, esiste. Sono molto confident con queste cose. Oh no, nel senso, cioè, che tipo in casa mia, tipo io stavo cagando, entrava mia madre a prendere il detersivo, mia sorella a prendere tipo, ma anche in casa con la Svet, cioè tranquillo, ma io mentre sono lì che mi faccio la barba, c'è lei che caga. Ma sì, cioè, sì, non ho mai anch'io avuto. Uguale. Ah, io sono sempre chiuso, assolutamente. No. Parlando di merda, perché lago Dio stronzo? Quello non lo so. Aspetta. No, ma appunto parlando di merda. Aspetta, rientro prima dall'altra parte. Va bene. Che okay, suspense devo fare, di merda, per appunto. Devo fare la gang per forza. Boh, che fang. Ma cazzo,
Grazie a Sergei, a Simone Sud e a German Fox. Va bene. Cut stream compilation. Parlando di merda, Steffi, mi concedi il racconto? Perché te lo deve concedere lei? No, perché uscendo il cazzo dal suo culo mi è rimasto un tocco attaccato. La battuta sconcia. Ridete, ridete. Al momento quando ridete. Ho detto ma dove vuole andare a parare? La battuta. No, ma era per ridere, vero Steffi? Non è mai certo, successo. Sei arrivato carico oggi, Edo. Cos'è successo stasera? Ho pianto. Perché? Mi si è tagliato il cazzo. Ma da solo? I misteri si susseguono, cioè proprio si accavavano. Ultimamente, ritornando in palestra, la circolazione è un po', no, accelerata. Cosa? Mi viene spesso il cazzo in tiro e quindi mi seguo più del dovuto. Si è screpolato tutto e capito? Un po' secco, un po'. Ho capito. Certo, certo. Si è, posso dimostrarlo? No, Edo. Stavamo dicendo, Edo, cose un po' particolari che hai fatto in vacanza, no? Che sono state un po' estreme. Ho cacato in mezzo alla discoteca. Burda, vai, ecco, si sapeva. L'avevo già sentito. Sapeva. Questa è una storia già raccontata. Poi tutti... Ma volontariamente? Perché non volontariamente, il pomeriggio, okay, quando non c'era certo nessuno. Che volontariamente. Poi, alla sera, con il buio, la merda non si vedeva, la gente è andata a ballare, pestandola. Hai fatto diciamo, si sono passati la mia merda sotto i piedi e è diventato tutto un gran letamaio, una puzza infinita. Perché nessuno l'ha pulita nel mezzo? Perché nessuno l'ha tolta? Esatto. Ma come minchia, una merda in mezzo a una discoteca che nel diciamo che era una discoteca di fortuna, non so come definirlo. Okay. Cosa vuol dire la discoteca di fortuna? Ma andate, cioè, proprio... Allora, entriamo nei dettagli. Penso fosse un ex raccoglitore d'acqua. No, avete presente le case romane con il... Con il, come cazzo si chiamava? Centralmente avevano tipo una piscina e il tetto non c'era. Ma che cazzo, okay, di casa sono? Che descrizione è? Vabbè, tipo la torre, la domus impluvium. Aurea? Impluvium, ecco, esattamente. Ecco, su quest'isola c'era sta roba qua, no? Ah, impluvium. Che veniva usata dai ragazzi dell'isola come discoteca. Portavano le casse, portavano la console, eccetera eccetera. La sera si faceva festa in sto posto. Io ho cacato in quel posto, nessuno ci va a pulire, dio can, no? Niente. Cacato in mezzo proprio. La sera, serata, cose, robe, la gente ci cammina sopra, puzzo di merda, finisce la serata. Tu sei andato la sera a controllare se la tua merda fosse stata equamente divisa, distribuita. Mm-hmm. Ho cronometrato, giusto, ubriachissimo e un po' fatto. Nell'angolo con la sua merda sparsa ovunque a guardare. Quanto sarebbe ruotata la serata, mi sono quindi divertito da, molto. Da bravo criminale e anche artista sei tornato. Guarda, è davvero serial killer che torna sulla scena del crimine. Il mio sogno nel cassetto lo espongo ora, forse per la prima volta, è quello di farmi assumere da un cinema a distribuire i popcorn alle persone, mettendo appunto del lassativo all'interno dei popcorn, all'interno della stanza in cui stanno guardando il film, e dalle telecamere guardare la gente che si caca addosso e si dispera perché non ci sono vie d'uscita. Michele enigmista è la grande mossa. Il grande piano. C'era, questo è il piano. Avevo una scena simile, se non ricordo male. È un po' da cattivo di James Bond questa. No, non dovrò pulire un cazzo perché dopo la stessa sera mi licenzio e... Vabbè, chiaro. Era chiaro che... Era solo per... Penso che ti licenziano loro prima di licenziarti. Ma mi denunciano anche forse, non mi interessa. È normale, ma è normale. Dalla chat hanno detto comunque nuovo format per Amazon Prime. Sì, sicuramente. Ma questo in tutti i cinema d'Italia. Poi vedi le reazioni dei vari popoli, cioè napoletani, calabresi, trentini... Cioè, episodi. Trentini. Ovviamente. Grazie a Sima, a Danene, vedi un po', è una grande prova, un grande test. Ci sono proprietari di cinema in questa chat, per favore esaudite questo mio sogno. Vado. Ok, vado io. Ciao Kirio. Leggere un po', sì. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao Luca. Oh mio Dio. Ciao Luca. Luca.
Si parlava di sparare una persona, te lo faresti? Io no. Io a sì. Posto. No. Andrew, basta! Grazie per i 5 gift, grazie! Grazie, Andrew! Andrew oggi ha tirato per forza, lo stipendio non è possibile, è andata tanto, bene un investimento. Tra l'altro Tarei ha fatto sì, un gift a Michel Puttini, però mi sa che non ti ricambia il follow su Instagram. Scusami, cioè, ma non è neanche tanto quello, no. Michel, sei una streamer, hai i tuoi sub, ma porco Dio sgancia sto denaro. No, la carta che paga online, E che cazzo te la sei fatta a fare? Che te la sei fatta a fare? Mi sembri Luca. Michel, possiamo informatizzarci ormai nel 2021? Ma vattene a fanculo, no. Luca, stai zitto. Allora, 6 mesi fa, buffone. Ma l'aiuto Dario, no, non sai fare una carta. Ma su, cammina minchia. Dai, non dico a te. La carta che mi ha dato mia madre, tipo quando avevo 16 anni, ho iniziato a lavorare un anno fa. Scusami, dato che sei in Svizzera, Dio il tuo porco. Parti un conto bancario, Credit Suisse. Sì, ma io ho capito, ma io ho iniziato a lavorare un anno fa e manco fosse un lavoro normale e mi sto tipo, cioè io sono tipo... dire che non è un lavoro normale il mio? Io boia. No, sto dicendo che è un po' più complicato e quindi mi sembri power, mi sembri l'Italia ma non è vero, ma non è vero, io sono andato a Monte dei Paschi che domani fallisce, gli ho detto che lavoro faccio, mi hanno dato 25 mutui, ma che cazzo dite tra tutti, tra te e power, informatevi, andate in delle banche che vi sostengono. Non so niente. Questo è un altro discorso, la banca che paga online. Luca, insegnalo te che devi fare furbo, imbecille, buffone, digli un po' come si fa. Ah, Michel, apriamo un conto nuovo adesso con una carta allegata a questo conto, puoi scegliere tra tanti che ci sono in questo momento, c'è, che ne so, Hype, N26, Revolut. Ma cos'è? In base a quella che poi ti sta più comoda, l'apri. Se invece magari, che ne so, investi anche nel mondo cripto, vuoi una carta legata alle criptovalute, vedi tu quello che ti interessa. Io ti consiglierei magari una più semplice per iniziare, appunto, tra Hype, Revolut, N26 sicuramente troverai quella che fa più al caso tuo, secondo me. Ma anche dal Twitch la posso aprirlo? Certo. Anche dal telefono. Basta dal telefono anche per riuscire ad aprirla. Poi c'è anche quella che adesso pubblicizza Luis. Non so se magari hai avuto modo di vederla. No. Anche quella è un'altra. Anche quella puoi attivarla in pochi minuti e poi ti arriva direttamente a casa. Quindi, secondo me, hai tantissime valide alternative, Michel. Poi sta a te, ovviamente, scegliere quella che preferisci. Tutto questo perché non posso fare le esatto, almeno riesci a fare anche le sub. Esattamente. State bene? Ma sto dormendo. È che sento tanti rumori. Ah, è la sedia che... Madonna che sedia di merda. Devi prendere Herman Miller. Eccola qua. Non è quella sedia, no. Ma io mi vedo tutto grande, è possibile? Che mi vedo solo io? Sì, anche noi vediamo solo te. Lo fa. Ma è tutto al bagno, non ho capito. La sedia che scricchia un pochino. È l'Herman Miller, lui fa. Non penso, non fa sto casino la mia, vedi? Al massimo va all'indietro, guarda. Hai visto? Non fa rumore, però. Adesso sto mettendo Herman Miller, aspetta. La classica live stream ASMR. Insomma, è così. Dopo scegli te, Michelle. Se vuoi anche te posso aiutare, come è possibile. A posto. No, vediamo. No, è che... Molto da Antonio Ricci stavolta. Sì, c'era. Adesso Natale in India. Assolutamente. Va bene, io Michel penso che sia stato chiaro, Luca, nella sua disamina. Ecco, certo. Luca. Sì. Allora, il roleplay. No, perché è arrivato dopo. Esperienze folli in vacanza. Torniamo un po' indietro perché non c'eri prima. Hanno già risposto tutti gli altri. Tocca proprio solo a me. Sì. Quanto tempo fa vale? Sempre? Tutta la vita? Sì, Luca, sì. Ok.
Allora, mi viene sicuramente in mente tutte le varie volte in Giappone ci sono state cose assurde accadute, però nell'assurdo che poi può diventare ordinario, ecco. Qualcosa di assurdo assurdo mi è accaduto in Portogallo, ero a Lisbona e... Non mi guardate tutti, però. No, io ti ascoltavo. Lì, guarda, eri a Lisbona. Aspetta. Io parlo, sembra che mi guardate tutti. No, vabbè, cazzo, ti stiamo ascoltando. Luca, ma scusa, ma ti stiamo ascoltando. La prossima volta ti faccio del buco del culo. Ma scusami, No, ma prima parlavate anche tra di voi. Mentre adesso tutti proprio così concentrati su di me. Mi metto un attimo d'ansia. Ci si aspetta qualcosa. Capito? Dario, sono la persona più sbagliata di esperienze pazze. La cosa più pazza che ho fatto è stata che la sera. Praticamente sono uscito con questo mio amico. Basta, vedo anche te. No, così mi sento più a mio agio. Con le scuregge? Vabbè. Perfetto. E lui che cercava un compagno per passare la serata ha voluto me e quindi l'ho accompagnato in tutti questi bar nel quartiere proprio che c'è a Lisbona. Così, in cui... qui mi sono sentito anch'io in qualche modo omosessuale per una sera, ecco. Incredibile. Perfetto. Cosa vuol dire? Perché siamo andati nel quartiere in cui ci sono tutti i bar, appunto... Come si chiama? Non so come si chiama, come si dice in italiano. Bar. Quartiere dei bar? No, il quartiere dei bar, un target ben specifico hanno. Come si dice? Gay rats. Esatto, così credo. E quindi col fatto che ero con lui, tutti pensavano che io fossi omosessuale. È stato interessante. Grazie, dice Massa. Questi uomini che si approcciavano a me. Ha fatto un roleplay, diciamo. E cosa ti dicevano? Era un roleplay. Ma io ero... No, io avevo paura. E cosa hai provato? Molta paura. Non ti ha lusingato il fatto che comunque fossi attraente? Esatto. Che bene. No, moltissimi mi offrivano delle cose stupefacenti. Ah, la droga dello stupro. Quelle più disparate, quella scura, quella... Tante cose offrivano. E cosa io scappavo. Vuol dire quella scura? Quella scura, sì, la birra nera, la birra scura. Quella ambrata, esatto, sì, gli offrivano tutti i tipi di... No, era in forma solida. Solida, ok. Io ho paura, ma perché c'avevo tipo 15 anni, 16 anni, no, ero con la scuola. Ok. Te, Steffi, le aveva mandate le foto, le dove fare cosacce? È capitato. Al Masseo no. Mai. Assolutamente. No, va bene. Assolutamente no. Sì. Va bene, no, sento tensione sessuale, lascio perdere. Grazie a DJ Massa per il ricco del mezzo poi. Quel ricco, sì, che è lì che può correre, non sa cosa fare. Va bene. Te Luca, sappiamo che non sei d'accordo con lo sharing delle foto. No, io non sono solito praticare queste... Vabbè, Luca, ma non è che è il buddismo. I Serben. I Serben, senti lì cosa cazzo stai citando. Chi sono i Serben? Cazzo, stai citando i 50.000 Young, credo. Va bene. No, io non credo. Infatti, te l'avevamo mandato una bella foto della appella. Sì. Non ti ricordi il sacchettino di monete? No, vabbè, a me ok, ma dico a ragazze, amanti... Sì, ultimamente, tra l'altro. Quindi io non ho alcun problema con questo, con la condivisione delle mie nudità, quindi... Ma stavo pensando, ma quindi tu, Dario, li vuoi invitare, Richard e Frafrog? Qua? Sì, per farmi denunciare il giorno dopo, probabilmente. Boh, chissà, boh. Ma sono molto simpatici, poi... No, che siano simpatici, che siano pronti a parlare di cagate nei tubi delle Pringles, non lo so. Ma sai che secondo me sì? Così è nata... Non penso. Richard si faceva problemi per lo sgrondo power quando mi rovesciavo l'acqua sul cazzo e gliela sbatteva addosso agitandolo. Beh, è comprensibile. No, lo sgrondo power. Cazzo, è la tecnica di benedizione. Cos'è? No, praticamente faceva questa gag con Richard quando dormiva da me o dal mio nonno, quando si andava. E insomma, io praticamente mi rovesciavo l'acqua sul cazzo, intanto agitavo il cazzo e qualche schizzo non arrivava, ma era una gag, era per farlo divertire. Ma diciamo che volendo,
Volendo uno potrebbe risentirsi. Era un po' sexual harassment. Ma no, eravamo amici. Era... Ma lo rifareste adesso? Oppure non è una cosa? No, che... ma sei pazzo? No. Adesso, no, che ne so, erano altri tempi. No. Mi sembra di capire. No. Non lo rifarei. Non lo rifarei. Sì. Si cresce. E si lasciano le mutande a casa degli amici. Ma quello me le sono scordate. Ma scusa, ma che cazzo vuoi? Ma scusa, eh. Era un omaggio. Cioè, te sei troppo abituato alle tue cose. Cioè, ci si scordano queste robe a giro. Scusami, No. Sì. L'ha offeso sta cosa. No, non mi risulta di aver dimenticato un cazzo a casa tua. Ho capito, ma anche se lo dimentichi, non è che faccio, sto stronzo ha dimenticato la maglietta, pezzo di merda, cioè, semplicemente ti rivedo, te la ridò, cioè, non è così il problema, credo, no? È un problema enorme. C'è un'asta di 600 metri quadri, se un paio di mutande rimangono in una delle 400 stanze a letto, non succederà nulla, no? 400. No, ma erano mutande, non so nemmeno che mutande ho lasciato, sinceramente, quindi boh, non ricordo, non... Sono finite nel cestino. Ah, e allora appunto. Ma Ida, scusa, le potevi lavare, poi le riportavi quando era ora? No, non le ho trovate io, capisci? Chi l'ha trovata? Le ho trovate io. Mamma! Le cazzo di mutande non le ho trovate io. Pensavano... Voglio fare un passo indietro. Le trova tu ma, perché so che l'ha trovata tua madre, va bene, me l'hai detto. Sì, okay, l'hai raccontata anche pubblicamente, quindi si può dire. Ok, sì. La tua mamma, che è una donna di mondo, avrà capito che è venuto un amico a casa sua, si è scordato le mutande, ma può succedere. Sì. Ti ha rotto il cazzo. No, me l'ha sventolata davanti così. E buttamela dentro, vai che ci parlo un attimino, passami il contatto. Tra questi che sono io, che cazzo ne so, buttale via. Appunto, è l'unica reazione normale. Questo, cioè, è successo questo? Ma sei te che la stai facendo pesare? No, se veramente sei te che hai fatto il solito brontolone. Io sto checcando. Sei tu che hai detto... Checcando. Checcando. Stai snuffando? Ma non è vero, stai snuffando. Comunque, Luca, te l'ha lasciata le mutande a casa di un amico, figurati. Mai è successo. Certo, figurati, darci Luca. Luca persona pulita. Ragazzi, c'è un colpo di le mie ricerche. Ragazzi, c'è un colpo di scena. Prendi le mutande. Perché le mutande, guarda. Quando il Masseo venne qua a casa mia ospite. No. Lasciate le mutande. Lasciò delle mutande che ora io ho qua. Non è vero. No, non che è vero, ormai state lavate. Lasciate le mutande. No. Pazzesco, Octopus. Ma hai rubato le mutande, porco Dio! Ma che hai rubato le mutande? Ma che dici? Sono anche... Hai rubato le mutande! Sì, ora ti ha rubato le mutande. Sei pazzo, non mi stanno nemmeno queste. No, ragazzi, no. Ma infatti, infatti ho detto, ma scusami. Ma ha lasciato le mutande qua e con che mutande è andato via? Aveva ma sei pazzo! Queste era lasciate mille mesi fa! Non è vero! Allora, ti spiego perché non è possibile? Ti spiego perché non è possibile, perché quelle mutande là, insieme a un altro paio rosso, mi sono state donate un mese e mezzo fa da Octopus. Chi è? Io da te sono venuto l'anno scorso. E allora per fare questa gag te mi hai infilato delle mutande nella valigia. No. Questo per la TV. Sabbia che non sta nemmeno in piedi questo. Annusale, Dario, annusale, l'unico modo. Era un piccolo mazzo, Dario, dalla sua. Ma sanno di me perché sanno del detettivo che uso io. Allora, le già lavate, allora puoi tenerle le tracce. Non mi stanno le tracce, sono perdute. Se le vabbè, Luca, ho capito, ma non è che ci tengano a usare le tracce del Masseo. Li voglio bene, ma non fino a questo punto. Però sono belle, però sono fighe. Sono belle, sì, no, belle. Gliele vorresti togliere un po', Stefi, Masseo, queste mutande a morsi. No, quelle mutande addosso, non te lo faccio. No, quelle mutande. No, Edo, no. Edo, ci bannano, ci cacciano. No, prendo le distanze. No, così, mica sto facendo vedere il fianco. Ah, ok. Me ne frega. Per sicurezza. Ma Enrico, non è che se ti allontani non ti bannano, cioè non è che funziona con la distanza, Non è che funziona con la prossimità. Bianche complete. Vabbè, comunque te le riporta, non è un problema. Trasparenti. Sono quelle attillate trasparenti. Non mi si vede la minchia, se è quello che stai chiedendo. chiedevo. Che ne so, neanche con il flash si vede. Hai fatto i controlli col flash?
Che flash. Tutto.